Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerci sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro subito. Ma non scherzare, dei regali, assurdo. Ma chi se ne frega della Master, io vi saluto. Ciao ragazzi. E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento. O iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime. Perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito. Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo, ci vediamo su Twitch. Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti sempre qui dal circuito di Montmeloy in Spagna, sesta prova della Pro League, una categoria che deve ancora trovare un padrone, ma siamo solamente all'inizio di una stagione che è ancora lunga, che ha visto concludere il suo primo quarto di stagione proprio 7 giorni fa sul circuito di Miami, dall'altra parte del mondo, dall'altra parte dell'Atlantico rispetto al circuito di Barcellona. Insieme a me per la gara di questa sera, in cabina di commento, Alessandro Galliano. Buonasera, benvenuti a tutti. Ovviamente tutto questo è sempre comandato da un'abile regia che questa sera è nelle mani di Simone Fracchiolla. Ciao Luca, buonasera a tutti ragazzi.
E ovviamente non può mai mancare la direzione gara. Questa sera in direzione gara, stanza dei bottoni, Andrea Badolato. Ciao Luca, buonasera a tutti. E quindi ci apprestiamo a questo nuovo appuntamento stagionale, il sesto, come stavo dicendo, in precedenza di questo campionato, con un campionato che cerca ancora un padrone assoluto, che ha visto 5 vincitori diversi nelle prime 5 gare di campionato e che vede un po' all'orizzonte quello che è stato il record della Pro League del 2016, ovvero il record di 7 vincitori diversi nelle prime 7 gare di campionato, con l'Elo che poi andò a suggellare il suo secondo successo rompendo, diciamo, questa magia con il successo ottenuto nell'ottava prova del campionato in Canada, dopo aver vinto 7 giorni prima del Principato di Monaco, dove tra 2 settimane invece i piloti si andranno a ritrovare. 10 minuti 10 secondi al termine della sessione, andiamo a dare anche un'occhiata a quelle che sono le classifiche. Le vedete con Lopeschi, leader del campionato, con 17 punti di vantaggio nei confronti di Cartista dopo la rocambolesca gara di 7 giorni fa a Miami, dove è davvero successo di tutto. Poi c'è Pozluca, che ha conquistato il suo primo successo proprio 7 giorni fa a Miami in una gara al 100%, Loga, Lesi, Mister X e via via tutti gli altri. Per quanto concerne invece il campionato costruttori, a dettare legge in questo momento c'è ovviamente la scuderia Ferrari, che con Lopeschi e Mister X ha raccolto più punti di tutti nelle prime 5 gare di questa stagione e che quindi cercherà di mantenere la seconda la vetta del campionato anche dopo questo sesto appuntamento. Poco meno di 12 minuti al termine della sessione, attualmente Lopeschi è leader in un primo 18 secondi 88 millesimi, sono 40 millesimi di vantaggio nei confronti di Mandal, poi Sato, Scarso Nico e Melissano, mentre tutti gli altri sono ancora senza tempo. Chissà che magari alcuni piloti abbiano deciso di prendere tempo per risparmiare un set di rosse, o eventualmente perché hanno montato 3 set di rosse e poi c'è una media per la qualifica che nessuno vuole utilizzare. No, certamente, anche perché con tantissimi piloti all'estero rimessi in box, come hai detto tu, dopo praticamente 8 minuti di qualifica abbiamo soltanto 5 piloti che hanno fatto segnare un giro cronometrato, tra cui quello di Melissano non rilevabile, 1.25 e 9, sicuramente potrà ancora togliere tanto. E certamente, come dicevi, potrebbe essere interessante vedere la strategia dei piloti. Andremo a vedere appunto quella che sarà anche la strategia dei piloti, con il quadro che inizierà a definirsi meglio quando andremo in griglia di partenza, e andremo a scoprire poi quelle che saranno le carte a livello strategico dei piloti, senza considerare anche quelle che poi sono tutte le variabili che entrano in gioco in gara, le safety car o una virtual safety car nel momento esatto. Intanto in un primo 18 secondi 52 millesimi Giuseppe Federico porta la sua As in vetta alla classifica, mentre sta iniziando ora il suo giro Cartista, che porta la sua McLaren sul traguardo spalancando il DRS e che quindi sta andando a iniziare il suo giro. Vediamo se sarà il primo a scendere sotto il muro del minuto e 17 secondi, e 18 secondi. In questo momento Giuseppe Federico 1.18.052, poco più veloce di Lopeschi, sono davvero in un fazzoletto, ma Fabio Ferra diventa il primo a scendere sotto il muro 18 secondi, in un primo 17 secondi 951 millesimi, mentre il suo compagno di squadra del Sevo sta arrivando ora sul traguardo per andare a chiudere però un giro molto lento. Leutz invece va nel primo settore 22.2, rilevamento cronometrico del pilota della McLaren, passa in 22.1 invece Satu. Attenzione, che rientrano a girarsi. E dovrebbe essere quella di Lopeschi, perché quella di Mister X sta rientrando in box, infatti sì, confermo, è quella di Lopeschi, causa anche una bandiera gialla mentre è stato sopraggiungendo alle sue spalle i due Alfa Romeo. Ovviamente vado a vedere anche dal monitor dei tempi, Lopeschi era passato in 22.3 con il miglior personale del primo settore, Mandal toglie quasi 4 decimi al suo riferimento precedente, scende ad un primo 17 secondi 639 millesimi, rifila 281 millesimi di ritardo a Carrava, Fabio Ferra va a Cartista in 1.17.469, mette la sua McLaren davanti a tutti.
strepitosa prestazione di Cartista, che quindi mette di nuovo in chiaro le cose. Le due McLaren che si sono spesso durante questa stagione rivelate le due vetture più prestazionali, e Lewis ovviamente non fa altro che confermare questo, portando la sua McLaren in terza posizione a 268 millesimi di secondo dalla prestazione del suo compagno di squadra. Sedili pieni in casa Alfa Tauri per quanto riguarda la gara di questa sera, sedili che vanno a riguardare le due wildcard. Una è già conosciuta ed è Over, che clamorosamente arrivato a podio nella sua gara di rientro proprio 7 giorni fa a Miami, fa posto, prende posto a fianco a lui in Aston Martin Mannal, nuovo arrivato, che quindi ha la sua prima apparizione all'interno di Formula Italia Team, ha eseguito i test per di emissione in settimana e ora fa insomma subito la voce grossa, perché si mette fra le due McLaren in provvisoria prima fila. Certamente, poi ricordiamo che Alesi lo vedete ai box perché purtroppo ha preso una penalità per l'incidente a Miami occorso con Long, quindi non potrà fare la qualifica e purtroppo per lui verrà penalizzato di 25 secondi in gara, una spada di Damocle molto pesante. E dico anche nel frattempo che Merissano ha montato gomma hard e sta facendo passo gara. Quindi Melissano che dove sta ancora cercando di trovare la quadra da questo punto di vista. Nel frattempo Poz Luca va a mettere la sua Alfa Romeo in quinta posizione a 3 decimi da Cartista, quasi 4 a dire la verità. Lopeschi dopo l'errore si è lanciato di nuovo, va a chiudere comunque il giro, mentre Matteo Profilo si conferma velocissimo dopo Miami, un primo 17 secondi 337 millesimi, mentre Lopeschi si migliora di pochissimo, 86 millesimi rispetto alla sua miglior prestazione precedente, resta in ottava posizione, mentre Long va a mettere la sua Alpine in undicesima posizione, davanti insomma a distacchi comunque abbastanza pronunciati. In secondo abbiamo 13 piloti con Overboost e Mister X che devono ancora far segnare un tempo cronometrato. E a proposito di Mister X, sta arrivando ora la chicane finale. Ho fatto un errore. Infatti non è un tempo molto veloce, 18 e 1, lo mette solamente in dodicesima posizione, a quasi 9 decimi di ritardo dalla pole di Matteo Profilo, che quindi dopo Miami si conferma ancora in crescita. Miami e da parte di Matteo Profilo abbiamo visto passi in avanti anche a livello di passo gara. Ora vediamo se riuscirà a mettere insieme i cocci, anche perché qui in Spagna non ci sono curve attenzionate dalla direzione gara, ma bisogna stare molto attenti anche perché la pista è molto insidiosa e anche i tagli in alcuni punti, l'uscita dalla 9, possono essere determinanti all'interno della gara. Nel frattempo giro di uscita per Mannal, che quando mancano 5 minuti e 40 al termine della sessione credo sia andato a montare il suo terzo set di gomme soft. A questo punto la domanda è d'obbligo: o ha 4 gomme soft e crede fermamente in una gara lineare, oppure una delle due gomme era usata, altrimenti mi sembra un po' presto per andare a fare il tempo. Mi sembra utopico pensare ad una gara lineare, in quanto sia venerdì che lunedì abbiamo visto tante vetture di sicurezza entrare in pista, però mai dire mai. Certamente la Pro credo sia una delle categorie che ha avuto più safety car, essendo anche di lunghezza del 100%, vedremo se sarà una scelta per lui coraggiosa oppure se sarà quella giusta. E mentre sta partendo il giro di Mannal, io vado a ringraziare Peppe Forte per il follow. Ovviamente vi ricordiamo che quando vedete le pubblicità supportate il nostro progetto, un progetto che può essere supportato anche con un abbonamento Prime, che è completamente gratuito per chi ha Amazon Prime, e con l'abbonamento ovviamente escludete tutte le pubblicità, quindi come si dice, o così o pomì, ma potete aiutarci lo stesso a sostenere il nostro progetto. 4 minuti e mezzo al termine della sessione, è partito il giro di Mannal che passa al primo settore, lo fa in 22.317, leggermente più veloce del suo miglior personale precedente. Va ora verso la curva 9, una delle più difficili del tracciato, cieca in salita. C'è un Alfa Tauri davanti, leggero traffico, ma non ha una pista libera Mannal. E non va, perché si sta peggiorando di quasi 4 decimi nel settore centrale, infatti alza il piede, credo. Non lo so. Lo vedo ancora con l'ERS attivo in realtà, quindi probabilmente ci prova, ma... Vediamo magari se mette la freccia non concludendo il giro. Se ha una quarta gomma rossa... Sì, no, sì. Ma rientra. Vediamo quindi se una di queste gomme era usate o se ha una quarta gomma rossa. Lo vedremo poi eventualmente anche in base alle strategie di gara. Davanti tutti quanti ai box sta tornando in pista Lopeschi. È forse nel suo giro Pierre Joker.
No, sì? Senza Hertz praticamente, no, quindi deve aver fatto allora un secondo giro contributivo, sì. Però ha aperto il DRS, magari sta provando a migliorarsi nonostante una batteria un po' scarica. No, 8 secondi, 8 secondi di ritardo se stesso al primo, al secondo settore, quindi era un o ha fatto un errore o ha provato un secondo tentativo, ma anche lungo qui, ecco qua, qua. Non benissimo perché ha tracciato la pista per tornare ai box. Immagino una tirata all'orecchio, nulla di gravissimo. Eh sì. Intanto è partito il giro di Hiroshi, se non vado errato. Hiroshi che sta arrivando ora al primo settore. Vediamo il riferimento cronometrico. Tutti più o meno in 22, anche lui in 22. 22-224. Anche lui leggermente più veloce del suo miglior parziale precedente. Vediamo se riesce a migliorarsi. In questo momento le due Alpine sono di nuovo le ultime due vetture con un tempo cronometrato, escludendo quella di Melisano che ha fatto praticamente solamente passo gara, e Alesi che, come diceva prima Alessandro, canterà dal fondo per una penalità dopo quanto accaduto a Miami con l'incidente che è costato un ritiro a Logan quando era leader della gara, una distrazione che costa carissimo. 3 decimi di vantaggio di Hiroshi rispetto alla sua miglior prestazione del settore centrale, e in questo momento no, non sarebbe neanche in linea per battere il tempo di Long, che ha 4 decimi abbondanti di vantaggio. Vediamo se riesce a guadagnare ulteriormente nell'ultimo settore, va a impostare l'ultima chicane per poi andare a mettere il pedale sul gas e a portare la sua Alpine sul rettilineo del traguardo. Attenzione Long, 5 secondi di penalità per un blocco illecito. Posizioni, perché, pardon, di posizioni credo, perché c'è, guarda che coda che c'è in box, guarda che coda che c'è in box, tutti per dare la precedenza a chi stava sopraggiungendo, e nella confusione Long probabilmente l'ha sbagliata. Ha fatto un grande ultimo settore Hiroshi, che si è messo a 471 millesimi da Matteo Profilo e ha issato la sua Alpine in quinta posizione. Lopeschi chiude quarta posizione a 316 millesimi da Matteo Profilo, si stanno lanciando tutti in avanti, si sta migliorando Cartista, mentre Mannal sta rallentando per prendere spazio. Vediamo il giro di Cartista che arriva al secondo settore, ancora in vantaggio di un decimo, ma non è abbastanza, è fucsia però il settore centrale di Cartista, settore più guidato, quello dove la guida fa la differenza, mentre davanti a lui Leoz è praticamente pari al suo rilevamento precedente. Va a chiudere il giro Leoz a 4 decimi dalla pole di Matteo Profilo, a portare la sua McLaren sul traguardo e a non migliorarsi, mentre Cartista arriva e va in pole con 88 millesimi di vantaggio nei confronti di Matteo Profilo, che si sta lanciando ora. Mannal partito, 28 millesimi di vantaggio su se stesso nel primo settore, 22-304 contro il 22-1 di Cartista, lì paga un decimo e mezzo. Partito anche il giro di Matteo Profilo, Satu sul traguardo per lanciarsi, quindi arriveranno tanti miglioramenti nel finale di questa sessione di qualifica. Mannal, settore centrale, si migliora, prende lui il fucsia nel settore centrale, mentre Matteo Profilo è in linea con se stesso, ma non si migliora nel primo settore. Mannal ora nell'ultimo settore, mentre prendono bandiera Lopeschi, Overbus senza tempo, prende bandiera Fabio Ferra, la mette in quinta posizione con la Mercedes. Sta arrivando Mannal, vediamo se riesce a prendere la posizione nei confronti di Matteo Profilo di Cartista, la mette in pole per 72 millesimi. Sta arrivando nel settore centrale invece da Matteo Profilo, il vantaggio riesce a migliorare ma è difficilissimo, non è sufficiente per battere Mannal, anche un leggero controllo in ingresso qui. Terzo settore, quello più guidato, quello dove si fa la differenza. Matteo Profilo deve recuperare 161 millesimi, cosa che non aveva nel settore centrale. E allora porta la sua vettura sul traguardo, mentre Mister X passa, ora la mette in decima. Matteo Profilo non ce la fa, si migliora, ma si ferma a 41 millesimi. Mannal prende la pole, Mannal prende la pole, Leoz in box, Hiroshi un giro lento, Poz Luca si sta migliorando, vediamo. E la mette in settima, mezzo secondo da Mannal. Giro lento anche per Pier Joker, e quindi Ale finisce così all'esordio. Mannal va in pole position con 41 millesimi di vantaggio nei confronti di Matteo Profilo, sono in 3 in 72 millesimi. Sì, non so,
tu sicuramente saprai meglio di me chi è l'ultimo esordiente ad aver fatto la pole position all'esordio in Pro League. Qua la prima. Perché comunque non è una categoria facile, quindi. E quindi questa è la classifica finale della sessione di qualifica. Mandali in pole position davanti a Matteo Profilo. Sarà una gara davvero molto interessante. Tra l'altro stavo già andando a dare un'occhiata a quelle che sono le condizioni meteo. Per quanto riguarda la gara, dovrebbe essere tutta soleggiata, qualche piccola presenza di nuvole, ma in ogni caso nessuna pioggia in arrivo mentre si va a concludere questa sessione di qualifica. Lopeschi in quarta posizione, scatterando di fianco i due principali rivali di questo campionato nelle prime 5 gare, con Cartista e Lopeschi uno a fianco all'altro, e la vedete ora in sovraimpressione, quella che è la classifica finale di questa sessione di qualifica. Quindi noi torniamo tra pochissimo, voi rimanete lì, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo per il via del giro di formazione del Gran Premio di Spagna, sesta prova della Pro League Formula Italian Team 2022-2023. Pubblicità, tra poco. Ci sono, arrivo, eccoci qua. Ciao Don Roberto. E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa. Ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta sua. State bene attenti. Un prodotto unico e bello. Lo senti? Ti dà i brividi. Ti dà gioia. Questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, bene. Ce n'è una, vieni Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo! Ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto! Ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento o iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito! Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo ci vediamo su Twitch. E quindi eccoci rientrati nel diretta per il Gran Premio di Spagna, 66 giri da completare, andiamo subito a vedere quella che quindi è la griglia di partenza della gara, che vede in pole position Mandal che scatta al fianco di Matteo Profilo, seconda fila per Cartista e Lopeschi, due
piloti leader del campionato piloti. Seguono in terza fila Satu con la Williams, il Sevo con la Mercedes. Quarta fila per l'Alfa Romeo di Pozzuoli, vincitore 7 giorni fa a Miami, la Mercedes di Fabio Ferra. Quinta fila per la McLaren di Leuzzi in casella numero 9, l'Alpine di Roche in 10ª posizione, seguiti da Mister X in 11ª posizione, Scarselletta in 12ª con l'Alfa Tauri. Settima fila per Pier Joker con l'Asi in 13ª posizione, Giuseppe Federico, il suo compagno di squadra che scatta in 14ª, poi ancora Melissano e Overboost in 15ª e 16ª posizione, chiudono lo schieramento di partenza Alesi in 17ª posizione e Long, che ha subito una penalità di 5 posizioni durante la sessione di qualifica, che scatta dal fondo. Andiamo a vedere quindi gli ultimi preparativi con le vetture che stanno arrivando ora sulle rispettive caselle della griglia di partenza, si andranno a posizionare. Infatti, attenzione, squalifica per Overboost, stanno squalificando tutti. Sì, anche Mandala. Errori di pista e errori di posizionamento questi, eh. Andiamo a attendere quindi l'accensione dei semafori. Arriva l'ultima vettura. Con le luci rosse e c'è la squalifica per Overboost. Squalifica per Overboost, molto probabile a questo punto che la partenza potrebbe essere invalidata. Comunque c'è ottimo scatto di Mannal che deve però affrontare Matteo Profilo. I due arrivano in curva 1 con Matteo Profilo all'interno che va davanti. Prende la posizione dietro, altra grande bagarre, attenzione al centro gruppo, gruppo fortissimo. Con il Sevo che sale in quarta posizione, ma deve ancora lottare con Lopeschi che cerca di riprendersi la quarta. Luca, scusa che ti interrompo, rifacciamo la lobby perché perfetto, mi ha contattato Overboost, quindi rifacciamo. Perfetto, quindi la lobby è da ricreare, partenza quindi nulla. A questo punto noi ci prendiamo di nuovo una piccola pausa pubblicitaria, non prima però a questo punto di ringraziare Peppe Forte che ci scrive il suo primo messaggio in chat dopo il follow di poco fa. Ciao ragazzi, vi seguo da tanti anni su YouTube, è un piacere trovarvi anche qui, è un piacere nostro Peppe. Rimani con noi perché torniamo in live tra pochissimo. Pubblicità e tra poco ancora nuovo giro di formazione. Stavolta speriamo per la partenza definitiva del Gran Premio di Spagna, tra poco. Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro! Corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo! Ma chi se ne frega delle Master? Io vi saluto! Ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo! Andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento! O iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti! Anche Prime, perché se avete Prime, e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito! Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo ci vediamo su Twitch. Ci sono, arrivo, eccoci qua, ciao Don Roberto, e allora state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa, ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta, state bene attenti, un prodotto unico, è bello, lo senti, ti dà i brividi, ti dà gioia, questo prodotto è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, quello, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anti invernale. La mettete col jeans, pantaloni eleganti, va bene.
ce n'è una, viene Aldo Segni, abbiamo la grigia tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando mi sederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo, e invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Appena provato il simulatore devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. E oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali. Non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. Eccoci quindi tornati in pausa, in attesa della nuova partenza del Gran Premio di Spagna. Andiamo intanto già a snocciolare un pochettino di argomenti di quello che abbiamo visto in qualifica. Sicuramente la prima notizia, e penso che questo è un dato acclarato, la pole position di Mannal. Pronti via, pole. Sì, anche perché Overboost ha avuto parecchie difficoltà, anzi se non ricordo male non è riuscito addirittura a fare un tempo, non so se per scelta che ci starebbe in quanto lui essendo arrivato in ritardo non si gioca niente nel campionato, però sì, di certo non ci aspettavamo una partenza così, come hai detto tu, pronti via, perché sappiamo che ci sono piloti di rilievo in questa categoria, Profilo, Cartista in primis, che sono il secondo e il terzo classificato, Lopensky che è il leader del campionato. È sicuramente una sorpresa per quanto mi riguarda. Tra l'altro posso confermare che Mannal ha praticamente confermato anche il tempo dei test di ammissione, diciamo, giro 17.1, 17.0, e ha fatto la ripetuta pole in 17.0, quindi anche in sede ufficiale ha fatto, diciamo, vedere di poter mantenere fede alle promesse, ecco, diciamola così. E ancora invece dicevo, una partenza uno accanto all'altro per Cartista e Lopensky, e scattano entrambi occupando la seconda fila, terza e quarta posizione, insomma si possono ancora guardare negli occhi visto che sono i due piloti in questo momento attori principali, visto che sono in prima e seconda posizione nel campionato piloti. Sì, invece chi un pochino mi ha deluso, credo che abbia sbagliato l'ultimo tentativo, è Leutz, perché parte nono,
sicuramente poteva far di meglio. Conosciamo il talento di questo pilota, che è tanto, e l'abbiamo spesso visto nelle prime posizioni, nonostante qualche errorino di troppo, ma in quanto a velocità pura non si discute. Vederlo in una posizione mi sorprende abbastanza, ma la gara è lunghissima, non è un circuito sulla quale è impossibile superare come la prossima, che sarà Monte Carlo. Magari mettiamoci un occhio su di lui, perché potrebbe fare una bella rimonta e chissà, magari provare a conquistare una posizione da podio. Nel frattempo ovviamente si stanno andando completando le operazioni di rifacimento della griglia di partenza, con i piloti che ora saranno di nuovo rimessi in posizione. Ovviamente ricordiamo che da regolamento il pilota che è causa della ripartenza è penalizzato di 5 posizioni in griglia di partenza, quindi Overbus, che partiva dalla terz'ultima posizione, si vedrà ora costretto a partire dalla penultima posizione. Perché penultima? Perché, come dicevamo anche durante la sessione di qualifica, c'è una penalità per Alesi, che a causa dell'incidente occorso 7 giorni fa a Miami, che è costato il ritiro a Long mentre si stavano accodando in regime di safety car, lui comunque a causa di questa penalità scatta comunque in ultima posizione, quindi Overbus scende dalla terza ultima alla penultima, sostanzialmente delle 5 ne perde solamente una, non che sia un cambiamento diciamo epocale da questo punto di vista per lui. E per quanto riguarda invece gli altri, Leutz, Mister X un po' sottotono, Mister X in mezzo al gruppo, forse opinione mia personale, magari potrebbe puntare anche una strategia ribaltata dalla hard alla media. Sì, in realtà abbiamo proprio tutte quante le gomme che avevano montato in precedenza i piloti, e andando a prendere Mister X, no, invece aveva scelto la media per quella che possiamo chiamare la prima partenza, per quanto, come hai detto tu, essendo che purtroppo Overboost aveva abbandonato la sessione, probabilmente Mister X aveva capito che si sarebbe rifatta la stanza. E tornando sul discorso di Alesi, posso permettermi di dire che è un peccato, perché a parte il fatto che non ha fatto le qualifiche, certamente potrà farci vedere dei bei sorpassi, una bella rimonta, ma che sarà vanificata dai 25 secondi, che sono veramente tanti, poi a prescindere dalla gravità dell'incidente, che chiaramente la penalità è stata data, come hai ricordato prima, per una distrazione. Però secondo me perdiamo dalla gara uno dei protagonisti più annunciati. Quello sì. Nel frattempo sto ovviamente cercando anche di coordinare tutte quelle che sono le operazioni di partenza, stanno sistemando gli ultimi dettagli prima di tornare nuovamente in diretta. Per quanto riguarda invece appunto il meteo, dicevamo nessuna previsione di sole, nessuna previsione di pioggia, ma la condizionale d'obbligo di queste gare, ne parlavamo proprio durante la qualifica, può essere sempre l'interruzione, la safety car, quindi quei fattori che possono andare a cambiare la strategia, ma la gomma morbida non sembra una gomma molto accomodante qui, quindi probabilmente potremo vedere qualche svarione in meno a livello strategico. Cioè spesso sono capitate delle gare dove a ogni safety car i piloti si buttavano dentro a frotte, tranne safety car uscite in momenti molto particolari o subito dopo una serie di soste già avvenute da poco, mentre qui ecco forse lo svarione strategico può essere un fattore meno determinante, perché la gomma soft non sembra essere assolutamente diciamo la gomma da gara. Sono d'accordo con te, però come avevo anche ricordato in precedenza, avendo visto tantissime safety car nelle altre due gare, delle altre due categorie che abbiamo visto nei giorni scorsi, non ne sarei così sicuro, perché nonostante sia una pista che conosciamo tutti molto bene, che anche immagino nel pubblico in molti la conoscano come le proprie tasche, abbiamo visto tanti errori, tanti ritiri, forse in alcuni casi, anzi per quanto riguarda la Prime League, abbiamo visto molti più ritiri in Spagna rispetto ai ritiri che ci sono stati in un circuito ostico come Miami, nuovo. Sono stato abbastanza sorpreso a vedere tutti questi ritiri, quindi attenzione. Bisognerà stare attenti, perché è una pista con molte insidie, quindi da questo punto di vista bisognerà prestare molta attenzione. Ancora ultimi preparativi in corso, a questo punto facciamo così, siamo nelle fasi finali, noi ci riprendiamo una piccola pausa pubblicitaria, rimanete lì, tra poco torniamo in diretta dal tracciato perché i piloti sono quasi pronti, Gran Premio di Spagna Pro League 2022-2023, a fra poco!
appena provato il simulatore e devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico. Pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. E oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali, non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti, e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa! Ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta show! State bene attenti! Un prodotto unico! È bello! Lo senti? Ti dà i brividi! Ti dà gioia! Questo prodotto è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo! Ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto! Ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento, o iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime, e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito! Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo, ci vediamo su Twitch.
Ed eccoci quindi rientrati con le vetture che sono in griglia di partenza. Fra poco andremo a scoprire quelle che sono le strategie dei piloti. Vedremo se qualcuno avrà cambiato idea, farà qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto nella partenza precedente, anche perché c'è libertà di scelta da questo punto di vista. Gli ultimi accorgimenti prima di riaccendere i motori e ripartire per una nuova sessione. E ovviamente ricordiamo, c'è una penalità per Overbus che però perde pochissimo, perde solamente una posizione in griglia di partenza in vista di questa nuova ripartenza, la seconda di questa sera. Ringraziamo intanto anche Mannaltube per il follow, che mi ricorda qualcuno che è in pista, parte con una vettura verde davanti a tutti, però non sono sicuro sia lui. Abbiamo questo dubbio atroce da questo punto di vista. Attendiamo ancora ovviamente tempistiche che da questo punto di vista sono un pochettino più lunghe, perché c'è ancora da sistemare non solo a livello strategico le vetture, ma c'è anche da andare a ricaricare il setup per evitare poi di creare disastri da questo punto di vista, perché è una pista che ha bisogno di un settaggio molto dedicato da questo punto di vista, Ale. No, certamente, come dici te, è un circuito molto particolare, perché se solitamente vediamo assetti praticamente tendenti allo scaricare il più possibile le ali, qua invece, se vogliamo dirla così, vediamo la filosofia esattamente opposta. Non con Monte Carlo chiaramente, ma si corre con degli alettoni molto molto carichi rispetto a un Miami che era esattamente l'opposto, mentre sul circuito americano trovavamo ali sul 10, 12, qua siamo addirittura sul 40, quindi una differenza veramente abissale, c'era anche differenza tra i piloti. E allora parte di nuovo il giro di formazione, questa volta sembra senza particolari problemi, e allora a questo punto io direi tutti insieme di andare di nuovo a vedere quella che è la griglia di partenza di questa gara, che viene scattare al primo appuntamento in carriera all'interno di Formula Italian Team. Mannal dalla pole position, affiancato da Matteo Profilo, poi Kartiste Lopeschi in seconda fila con la McLaren e la Ferrari, terza fila per Satu e in quinta posizione la Mercedes del Sevo in sesta, quarta fila per la Mercedes di Fabio Ferra e la McLaren di Lewis, quinta fila per l'Alpini Rossi in decima posizione affiancato dalla Ferrari di Mister X in undicesima casella, poi Scarso Nico, Pier Jogger, Federico Melissano, Long Overboost e Alesi. Questa la griglia di partenza qui in Spagna. Ale, un commento su quello che ti aspetti dalla gara e andiamo a discutere anche da questo punto di vista le strategie dei piloti. Sì, ricordiamo che adesso le gomme sono azzerate, quindi non esistono più gomme usate, gomme nuove, usate dalla qualifica chiaramente, essendo che la sessione si è dovuta rifare. Vedo un Mannal che sta spingendo a fuoco, adesso è leggermente rallentato, ma mentre lui si trova alla penultima curva, terz'ultima curva, i piloti di coda hanno appena completato il terzo settore, il primo settore, scusate, quindi mi sa che il pilota che sarà in pole avrà una partenza molto difficile, perché prima che arriverà la Red Bull di Alesi passeranno non so quanti secondi, ma non e so quanto possa essere. È fortissimo, è vero, è lontanissimo, lo stiamo verificando dai dati GPS, guardando i pallini sulla pista, e praticamente guarda, Mannal adesso va pianissimo, zigzagando, cercando di non andare troppo piano, ma zigzagando per tenere calde le gomme, perché è andato fortissimo, ecco, diciamo, questo piccolo cruccio dopo una qualifica perfetta, ecco, è venuto fuori un piccolo difetto subito nel giro di formazione. E fortunatamente se ne è reso conto in tempo, vedendo che era tanto distante, tra l'altro con tutto quanto il tempo del mondo è riuscito pure a sbagliare il posizionamento della piazzola, direi che c'è da migliorare, in quanto anche prima l'aveva sbagliata. Vabbè, chiaramente la prima gara si può soltanto che migliorare. Mentre adesso questo non lo aiuta, perché parte più indietro e prima Matteo Profilo lo ha già bruciato nella prima partenza, sì. Quindi attenzione da questo punto di vista, stanno arrivando anche tutte le altre vetture, posizionamento che è diventato molto importante questa stagione, perché ecco, Fabio Ferra anche sbaglia il posizionamento della vettura, è importante perché si parte molto indietro dopo. Sì, si perde quel metro che si diceva, ma sì, ma dai, è un metro. No, invece è un metro che può fare la differenza tra l'essere affiancato da una macchina e essere davanti.
soprattutto luci rosse tutti, tutte quante accese per la partenza del Gran Premio di Spagna, che parte in questo momento con Matteo Profilo che va subito ad affiancare Vandal. È partito molto bene anche Cartista, è partito bene anche Hiroshi alle sue spalle con il gruppo che sfila insieme. Hiroshi va all'interno di curva 1 per prendersi la seconda posizione, ma lo spazio poteva diventare davvero molto poco, e allora Cartista cerca di difendersi nei confronti di Lopez, che alla fine il pilota Ferrari si prende la posizione. Andiamo a vedere anche la situazione dietro con la lotta tra Fabio Ferra e Leutz, che ha perso tante posizioni al via in dodicesima, sta ancora lottando. Attenzione dietro con il gruppo che deve ancora sgranarsi, arrivano in 3 a curva 4. Non vorrei dire la frase che ho detto in pre-season, perché ho detto che non c'erano le toni rotte, è successo il finimondo proprio in questa zona, adesso attendo quindi a fare... La vittima è stata casuale in quel caso. Profilo perde posizione. Attenzione! Fuori! Fuori Profilo! Fuori Profilo, che ha perso il controllo! E fa anche difficoltà di entrare in pista, perché arriva tutto il serpentone delle auto dietro. Rientra in 13esima posizione, erroraccio di Profilo. Mentre Overbust è già 13esimo, bomba rossa. Cerca subito di sfruttare la briga in più della gomma. Niente, non posso parlare, Profilo da secondo che era, non so se magari anche danni al fondo, perché vedo molto in difficoltà. È grande difficoltà, probabilmente, oppure sta facendo molta difficoltà a recuperare il ritmo, mentre si va a chiudere il primo giro con Banda, Lopeschi, Cartista, Alsevo, Hiroshi, Poz, Luca, Scarzonico, Sato, Giuseppe, Federico, Fabio Ferra, Leutz, Fierjoker, Overbus, Visterix, Matteo Profilo, Longalesi e Melissaro. Con gli ultimi tre piloti, che sono esattamente i tre piloti che hanno deciso di partire con la mescola più dura, la gomma hard, e quindi cercheranno una gara differente. Over continua a guadagnare posizioni, ha provato ad attaccare Fierjoker, non è però riuscito. Vediamo se riesce a preparare l'incrocio tra curva 3 per lanciarsi. Poi affionda! E affionda, stava per finire nel muro Over, che perde il posteriore e riparte in questo momento. Peccato, perché adesso la sua soft chiaramente sarà bella che distrutta, dovrà rientrare in box abbastanza presto, perché curva 3 è una curva che si fa in grandissima velocità, e lo stress laterale che ha preso questa gomma soft è veramente grande. Peccato per lui, perché ha fatto una bellissima gara a Miami, ma non è ancora finita, vediamo se riuscirà a recuperare. Cercando di dare subito lo strappo Mandal davanti, che ha un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Lopeschi, che è seguito da Cartista, Sevo, Hiroshi, Poz, Luca, tutti vicini fra di loro, anche Satu, Scarzonico. Il gruppo è sostanzialmente compatto. Chi sta invece, come dicevo in precedenza, dando lo strappo è proprio Mandal, che sta creando un gap di quasi 2 secondi nei confronti del resto del gruppo. Vediamo il primo giro lanciato di Mandal, 22.6, così impone il passo Mandal sul 22 medio, e ovviamente da questo giro si può iniziare a utilizzare il DRS, che sarà disponibile dopo i primi due giri, che quindi verrà usato per la prima volta nel rettilineo opposto, quello di collegamento tra curva 9 e curva 10. Dietro gruppo che procede compatto, tutti i piloti con la gomma media, solo uno del DRS e dell'altro, solo Satu è al pelo perché è lontano da Pozzuca, mentre dietro ancora un errore forse di Matteo Profilo, sì, ancora sì, un errore di Matteo Profilo, che sprofonda in 17esima posizione, ultimo solo ad Over. Over che comunque continua, forse si è preso un giro un po' tranquillo per cercare di andare a riposare un pochettino le gomme, rientrare nelle temperature ideali. Un Dear Joker, si è girato anche lui, tantissimi errori. È nello stesso punto di Matteo prima, e anche lui ovviamente mette molto tempo a ripartire con la vettura, deve anche passare sul salsicciotto, quello al fondo diciamo che non fa particolarmente piacere. Riparte Fierjoker, che quindi riparte dall'ultima posizione, mentre davanti Mandal sta letteralmente volando nei confronti del gruppo, guadagna mezzo secondo al giro nei confronti di Lopeschi. Molto vicino Cartista, mentre il 22.4 Mandal fa un altro giro veloce, migliorando di quasi 2 decimi il giro veloce della prestazione precedente. Cartista si avvicina a Lopeschi, ma non va all'attacco, e allora la situazione dietro rimane pressoché immutata. C'è Fabio Ferra che era molto vicino all'Asti, Giuseppe Federico, anche lui non riesce ad andare all'attacco. Dietro, attenzione, Hiroshi! C'è Hiroshi! Hiroshi fuori curva 1, ma coinvolto molto anche il Sevo, Non so se... Sì. Ha rotto l'ala, Non so se c'è stato un contatto, se invece il Sevo è stato vittima degli eventi con Lopeschi, che
girandosi, purtroppo si è girato proprio davanti al Sevo, credo di sì. Chiediamo agli ingegneri se ci possono delucidare su questa manovra, perché né io né Luca, né immagino neanche Simone dalla live, no, siamo riusciti a inquadrare questa situazione. Eravamo concentrati su altro, ma prima safety car che arriva molto presto e abbiamo visto tantissimi errori nonostante fossero soltanto i primi giri, quindi macchina carica, macchina molto nervosa, e purtroppo Hiroshi è stato il primo a farne le spese. Fare le spese lì in curva 2 bisogna stare anche molto attenti, perché a volte non si perde solo la vettura in accelerazione, ma si va a perdere la vettura anche quando si esagera sul cordolo interno. Lì bisogna essere molto bravi ad usarlo il giusto e a non abusarne, e ovviamente questa safety car non fa che compromettere il grande lavoro fatto da Panda nei primi giri, dove ha scavato oltre 2 secondi di vantaggio nei confronti di tutto il resto del gruppo, e ora deve ricostruire tutto da capo mentre va ad iniziare il quinto giro della gara. Sì, un open skip che può essere molto soddisfatto, anche perché l'avevo visto parecchio in difficoltà nei primi giri. Era decisamente più veloce, nonostante anche una gestione del livello, se vogliamo dirla così, migliore. Quindi magari adesso un reset che per l'open skip può far bene. Probabilmente il pilota della McLaren, scusate, della Ferrari, ha commesso qualche errore di troppo. Bomba adesso rossa. Invece può... Sì, bomba rossa per il Sevo. Alesi invece credo ci sia stato un danno, immagino di sì, credo che ci siano stati dei danni pesanti per il Sevo. Sì, fondo completamente rotto. Il fondo del Sevo completamente danneggiato, il fondo del Sevo, mamma mia, gliene sta succedendo davvero una ad ogni gara, mamma mia, a volte anche errori personali qui, direi. Guardando la dinamica esternamente, totalmente incolpevole. Esattamente. Quindi adesso sono tutti quanti su media, tranne Melissano e tranne Long. Quindi tutti quanti con gomma su media. Sì, esatto, chiaramente. La soft l'aveva montata a Sevo, ma l'aveva montata soltanto perché era rientrato in box per ritirarsi senza creare troppi pericoli ai piloti in pista. Purtroppo però per lui non c'è stato niente da fare. Il fondo in Spagna è molto molto utile, soprattutto con queste auto ad effetto suolo. Adesso non so se fosse veramente così tanto distrutto come hai detto tu, Luca, se puoi dare la conferma. Completamente. Altri 60 giri così sarebbe stato un pericolo. L'artista che forse ha leggermente fintato l'ingresso in box, ma che è rimasto fuori. Chi invece è andato a invertire la strategia è stato Alesi, che è passato dalla gomma hard alla gomma media, quindi sicuramente almeno un'altra sosta per Alesi, che però a questo punto sicuramente crede nella possibilità dell'intervento almeno un'altra volta dalla vettura di sicurezza, intervento che però a quel punto dovrà arrivare più in avanti, pena eventualmente tornare sulla gomma hard. Può essere un jolly però, soprattutto per Overboost, ricordiamo della penalità di Alesi che praticamente lo toglie dalla lotta per le prime posizioni, ma Overboost adesso, se dovesse aver scelto la modalità di gara con 2 gomme medie, potrebbe fare media-media. Ricordiamo che la gomma gialla è la gomma migliore. Quindi adesso Overboost, senza altri colpi di scena così grandi, potrebbe avere un piccolo vantaggio rispetto a tutti quanti i piloti che lo precedono. E ricordiamolo che Over arriva dal podio settimana scorsa a Miami, terzo classificato, intanto arriva il Gostick, funziona solo quando gli pare, per una volta che il ritmo c'era. E quindi... Allora a questo punto è stato diverso diversa la dinamica. E mi è arrivato un messaggio. Si è girato il Sevo ed è stato centrato da Hiroshi. Proprio così. Peccato. L'inversione delle parti. Un po' come è successo nel 2018 a Hiroshi in Sport League in Austria. Con Scratz, se non erro. Sì. Intanto arriva la comunicazione che la safety car tornerà in box in questo giro, e allora Mannal torna a stabilire l'andatura del gruppo, a prendere spazio dalla safety car per poi andare a dettare quelli che saranno i ritmi della ripartenza di una gara che sarà lunga ancora altri 60 giri, e abbiamo già 2 protagonisti fuori, il Sevo e Hiroshi. Una dinamica abbastanza clamorosa, direi che sta dando di nuovo lo strappo, no?
decide poi di non ripartire Mannal, che quindi prende un po' di tempo e stavolta va a ripartire. Va a ripartire lasciando abbastanza al palo Lopez, che infatti rimane molto lontano ed è minacciato dietro da Cartista e Pozluca. Tutto il gruppo a caccia di Lopez. Attenzione, errore di Long! Errore di Long! Si è girato Long come Peppe Alonso. E ha rotto anche come Peppe Alonso ieri. Clamoroso! Ala anteriore destra per Long. Mannal invece di nuovo riesce a creare subito gap con tutto il gruppo alle sue spalle. Errore anche Melissano, ha rotto l'ala. No, incredibile. Incredibile. Anche Melissano nello stesso punto di Rossi. Gomma fredda. Mannal intanto davanti, regime di bandiera gialla, sembra che non ci sarà spazio per un ulteriore safety car. Un secondo, riesce subito a scappare via di nuovo. Mannal sta andando a creare e a ricreare quello che la safety car gli aveva tolto dopo la prima parte di gara. Continuo a vedere un Lopensky molto in difficoltà, spero per lui che siano soltanto queste fasi, perché altrimenti ho paura per lui che possa fare un po' il passo del gambero, venire superato dai piloti che lo seguono, nonostante una qualifica molto incoraggiante. Quindi appunto speriamo che sia soltanto un momento di defiance per il pilota della Ferrari, leader del campionato. Arrivano intanto ulteriori dettagli da parte di Hiroshi. Sevo si è girato la 2, ha inchiodato senza lasciarsi andare in una via di fuga, e quindi praticamente era impossibile evitarlo perché arrivava lanciato da dietro. Tanto chiuso un giro con Mannal che ha messo un secondo preciso di vantaggio nei confronti di Lopensky. Un secondo in un giro, ha già la possibilità in questo caso, se il vantaggio dovesse rimanere questo, di tirare fuori dalla zona DRS Lopensky, che però prima, anche quando il DRS è stato attivato, non sembrava nella condizione di essere una vittima facile per Cartista. Non so se si è tenuto eventualmente qualcosa a Cartista, ma potrebbe anche esserci stata una scelta differente di setup con Lopensky, che ha magari scelto una configurazione aerodinamica meno carica per essere meno attaccabile sul dritto, quindi cercare di sfruttare la track position per più tempo possibile. Questo lo vedremo durante la gara. Chiaramente abbiamo visto soltanto due o tre passaggi con il DRS a dir tanto, quindi non possiamo fare conclusioni troppo affrettate, soprattutto nel caso in cui Lopez che avesse utilizzato tantissimo Mannal ha sbagliato, attenzione. Mannal ha sbagliato, peccato perché aveva ricostruito un secondo e due di vantaggio. Questo potrebbe essere di grande aiuto a Lopensky, che però torna di nuovo subito quasi ad un secondo. Da questo giro tornerà ad essere disponibile il DRS. Intanto in chat Drago lievitato, campione della categoria tra l'altro degli anni in cui correvo anche io, sembra una vita fa. E invece questa pista, se mi permettete, è la pista dei grandi ritorni. Ieri abbiamo visto Toppin in pista, oggi vediamo Drago in chat, però diverso. Per la pista forse c'è tempo. Nel frattempo dietro sgomitate fra la Haas di Pierciò, che era la Red Bull di Alesi, per la 12ª e 13ª posizione, con Alesi che però non riesce a passare Over. Ora sembra un pochettino più sul pezzo, sul passo, più costante. Ezio dice questa Spagna sta mietendo parecchie vittime. Ha ragione. Devo dire di sì. Non riesce a dare lo strappo Mannal. E questa è la prima occasione per Lopensky per utilizzare il DRS. Vediamo se riesce ad accumulare 2-3 decimili nell'ultimo settore, perché altrimenti Lopensky potrebbe agganciarsi al traino. Non lo so, perché prima qui ha fatto un grandissimo errore, molto fortunato a non girarsi. Quindi probabilmente sta pensando adesso di magari di tenersi un pochino qualcosa, perché ero prima sul suo onboard, ha rischiato veramente tantissimo. Però qua forse riesce a togliersi di arresto. Mezzo secondo gli ha dato, Non si è tenuto niente, perfetto. Mi ha subito sbugiardato. Cartista a questo punto prova subito ad approfittare, perché è uscito molto vicino alla posteriore della Ferrari di Lopensky. Tra l'altro sta già lampeggiando, quindi ha dato frutto a gran parte delle sue energie. Allora Cartista va dentro, va all'attacco con Lopensky, che rimane praticamente impotente. Cartista si prende la seconda posizione. E a questo punto vediamo se sarà l'alfiere McLaren il primo inseguitore, mentre Alesi di nuovo ai ferri corti con Pierciò, che stavolta riesce a prendersi la posizione, sale in 12esima e va all'inseguimento dell'Alfa Romeo di Matteo Profilo. Matteo Profilo che comunque sta leggermente provando a recuperare dopo quell'errore durante il primo giro. 11esima posizione,
grazie a due ritiri e grazie anche a qualche errorino di troppo di Long e Melissan, è riuscito ad arrivare a ridosso della top 10. Sappiamo essere un pilota molto veloce, quindi mi aspetto che riuscirà a superare molto. Un secondo e quattro di vantaggio per Mannal nei confronti di Cartista, e quindi ora si lancia all'inseguimento del leader della gara, che appunto è riuscito di nuovo a costruire. Prima su Lopez, che ha guadagnato mezzo secondo nell'ultimo settore. Vediamo se questo trend viene confermato anche nei confronti di Cartista o se invece il pilota McLaren sarà un osso molto più duro. Sono entrati all'inizio del terzo settore con un secondo e tre di vantaggio per Mannal, escono praticamente uguali, quindi sembra che con Cartista la vita sarà molto più difficile. Con Cartista che ovviamente, nonostante il sorpasso su Lopeschi, va a segnare il giro veloce della gara in 1.22.3, 369 per la precisione. Dietro ancora anche Pierre Joger, che perde la posizione anche nei confronti di Overbus, che riesce a scavalcarlo ancora prima dalla staccata di curva 1, e quindi perde due posizioni in due giri Pierre Joger, prima nei confronti di Alesi, ora nei confronti della Aston Martin di Overbus, che ora vediamo se riuscirà ad andare nei tubi di scarico della vettura di Alesi ed eventualmente seguirlo nella rimonta, visto che Alesi è arrivato nei tubi di scarico di Matteo Profilo, che sta lottando invece con Scarso Nicola su Alfa Tauri. Va all'incrocio qui nella discesa verso curva 7-8. Molto vicino, gruppo compatto davanti a Scarso Nico, c'è Mister X che però è lontano quasi due secondi adesso. DRS quasi per Cartista, che sta recuperando. Matteo dentro. Contatto di Matteo Profilo nei confronti di Scarso Nico e ce la fa. Scarso Nico sembra il più in difficoltà di questo gruppo, sembra decisamente stia facendo da tappo. E anche Alesi si fa subito vedere, mamma mia. È incollato Alesi qui nel terzo settore, fa quasi a volerlo spingere Scarso Nico con la vettura cugina della Red Bull. Cartista 1-1, guarda gli altri due decimi in questo giro nei confronti di Mannal. Alesi all'attacco, scusa. Perché nonostante abbiano entrambi il DRS, Alesi va all'attacco nei confronti di Scarso Nico, va all'interno per cercare la staccata in curva 1, riesce alla fine a chiudere il sorpasso, si rimette subito a caccia dell'Alfa Romeo di Matteo Profilo, che ora è in decima posizione a 2 secondi e 2 da Mister X, che è in nona, ed è immediatamente negli tubi di scarico della McLaren di Leozzi. In ottava, dietro si fa vedere per un momento Over nei confronti di Scarso Nico, mentre Cartista ha accorciato sotto il secondo nei confronti di Mannal e si sta portando dietro Lopeschi, quindi è stato Cartista ad accorciare, ma non si è staccato Lopeschi per un gruppo che ora rischia di tornare compatto davanti. E al pelo un secondo riesce ad aprire il DRS, ma Mannal rimane ancora avanti con un buon vantaggio. Prima è stato un settore, terzo settore bellissimo Mannal, vediamo se riesce a replicarlo. Un secondo e uno, sta salendo ora. Sembrerebbe il vantaggio di Mannal nei confronti di Cartista. Cartista che era sembrato un po' più efficace qui in uscita dall'ultima chicane. E infatti lì rimane più o meno uguale. Un decimino e mezzo, diciamo che Mannal nell'ultimo settore sarebbe messo in saccoccia. 22-3, Poz Luca, giro veloce. Potrebbe essere un pelino più carico, secondo me, Mannal, perché Cartista gli recupera in queste zone qua veloci, mentre Mannal recupera tutto nel terzo e ultimo settore. Attacco da parte di Mister X nei confronti di Leutz, con il pilota Ferrari che sale in ottava posizione. Matteo Profilo è rimasto più o meno lì, ha guadagnato un decimino nei confronti della coppia Mister X-Leutz in questo giro. E davanti abbiamo Mannal, Cartista, Lopeschi e Pozzoluca, tutti molto vicini, con Satu che guarda lì affacciata alla finestra appena al secondo nei confronti dell'Alfa Romeo di Pozzoluca. Accorcia Cartista, vediamo se Mannal di nuovo riesce a fare la differenza nell'ultimo settore. Nel frattempo Log in 22-1 va ulteriormente a ritoccare il giro veloce della gara, anche se è solitariamente in ultima posizione. Addirittura il gruppo che sta per arrivare al doppiaggio di Melissano, che è alla chicane. Melissano sta uscendo dalla chicane mentre loro stanno arrivando ora alla frenata, quindi diciamo Melissano sarà avanti di 8 secondi, 10 secondi. Stavolta Mannal non riesce a fare il miracolo, rimane attaccato, attenzione dietro, over. si è girato di nuovo over che stava cercando di spingere per attaccare Pierre Joker. Attenzione perché è velocissimo, è vicinissimo,
accorciato tantissimo il rettilineo cartista nei confronti di Mandal. Scusami, c'è un leggero danno sulla paratia destra di Giuseppe Federico? No, Pier Choker o Giuseppe Federico? Giuseppe Federico. Danno giallo. No, è Pier Choker. C'è un errore delle grafiche. Ok, sì, perfetto. Sì. Ecco perché mi sembra, perché infatti Pier Choker sta rientrando in box e arriva una nuova. Ok. Riparte con gomma hard Pier Choker, mentre davanti ormai abbiamo il gruppo compatto con... Si è staccato un po' Satu da Luca, mentre davanti abbiamo Manna, il cartista, Lobeschi e Poz Luca, tutti attaccati a trenino. Ormai gruppo compatto da qualche giro. Attenzione, c'è ancora Bandiera Gialla, si è girato di nuovo over. Stavolta nella salita tra curva 8 e curva 9. Attenzione, è uscito fortissimo adesso. Mamma mia, se va forte come prima, mamma mia. Stavolta se la prende di forza. Mandal va tutto all'interno, poi torna in traiettoria, mentre cartista rimane al centro della pista. Si prende la posizione ben prima della staccata, e prima parlavo di Ferra, anche lui si prende la posizione nei confronti di Giuseppe Federico in fondo al rettilineo. Sale in sesta posizione, nuovo leader per questa gara, quindi diventa cartista. Vedremo ora se ci sarà un ritmo differente da parte di cartista nei confronti di Mandal, vedremo se cambieranno gli equilibri del gruppo lì davanti, perché ovviamente questa è una mossa importante per cartista, che con Lopeschi in terza posizione andrebbe a guadagnare 10 punti nei confronti del pilota Ferrari, e gli arriverebbe praticamente vicinissimo, andrebbe credo a meno 7. Sì, ma è comunque ancora veramente lunghissima, credo sia un'utopia pensare alla classifica in questo momento. Certo che comunque cartista sì, è un bel jolly, anche perché ha fatto Fuchsia nel secondo settore, sta provando via. Sta provando a creare lo strappo, vediamo se si conferma il trend o se il cartista con pista libera può fare la differenza nell'ultimo settore. Sembra che stia allungando nell'ultimo settore. E invece Mandal nella chicane entra molto forte, ma esce un po' più piano. Quindi rimane sempre lì sugli 8 decimi. Mandal che quindi ha di nuovo l'opportunità di attivare il DRS. Cartista 22.105, nuovo giro veloce della gara. Dicevo, Mandal va a riattivare il DRS, si porta dietro tutto il gruppo, mentre un decimino alla volta, pian piano Satu sta perdendo posizioni, lesiva l'attacco di Matteo Profilo per salire in decima posizione. Poco davanti c'è Leuza, un secondo e due, quindi può provare a riaccorciare sul pilota della McLaren, che era stato spesso veloce in questo avvio di campionato. Oggi però mi sembra un po' sottotono, oppure forse ha trovato il bilanciamento giusto fra il non prendersi rischi e quindi evitare degli zeri che spesso lo hanno privato di grandi risultati nelle prime gare dove andava davvero molto forte, e quindi sta tenendo un po', come si dice, il braccino corto. Cartista sempre 8 decimi di vantaggio nei confronti di Mandal. Lopeschi sembra, è una mia sensazione personale, secondo me il pilota un po' più in difficoltà del quartetto. Sì, però alla fine riesce a mantenere la differenza di Satu, che sappiamo anche lui essere un pilota molto veloce, quindi vedremo, anche perché Mandal questo giro ha perso di meno. Attenzione. Occhio perché va quasi fuori dal DRS, lo apre... Ma un secondo, sente molto meno la scia rispetto a Lopeschi. Entrambi col DRS, Lopeschi si avvicina molto, va all'interno, alla staccata profonda nei confronti di Mandal, che va tutto all'interno. Lopeschi va tutto all'esterno, poi avrà all'interno di curva 3. Mamma mia, tutta curva 3 insieme Lopeschi e Mandal. Interno per Lopeschi, la staccata di Mandal che va profondissimo, ma alla fine la traiettoria di Lopeschi è interna e lo aiuta. Vediamo se ci riprova Mandal. No, Lopeschi si prende la posizione e risale in seconda, ma ovviamente di tutto questo ringrazia cartista, ha guadagnato da questa lotta 8 decimi. Per questo non ho capito la mossa di Lopeschi, o ne ha di più e sa di poter dare molto di più di quello che ha dato adesso, oppure la mossa non è stata molto intelligente, anche perché adesso Mandal potrà avere il suo DRS. Sappiamo che comunque Mandal non è propriamente uno che va piano.
E allora vediamo come andrà ad evolversi la situazione. Se Cartista, se Lopeschi riuscirà a riaccorciare nei confronti di Cartista. Secondo il nome in questo momento, quando siamo al giro numero 17 di 66. Siamo praticamente neanche ad un terzo di gara. Cartista, Lopeschi, manda Alfonso Luca, Satu, Ferra, Federico, Mister X, Leo, Salesi, Matteo Profilo, Scarzonico, Overbus, Fear Joker, Dr. Log e Melissano. Queste le posizioni con Lopeschi che ha fatto fucsia nell'ultimo settore. Quindi. Vediamo perché manda allora, sembra un film in difficoltà. Alesi continua la sua salita inesorabile. Sale in nona posizione, va a scavalcare anche Leutz. Sta risalendo fortissimo Alesi. Intanto Melissano si è girato e sta facendo involontariamente passare tutti quanti i piloti doppiati. Scusate, i piloti che lo stanno per doppiare. Adesso si rimette in carreggiata, quindi un giro in meno per Melissano che, salvo clamorosi colpi di scena, arriverà con un giro di ritardo. Cartista sta cercando di rispondere ai tempi di Lopeschi, in questo momento lo sta facendo bene perché sta riguadagnando un decimino e mezzo nei confronti del pilota Ferrari, che ha smesso di guadagnare su Mandal, che ora si sta tenendo lì a quel mezzo secondino circa dal pilota Ferrari, che gli permette di rimanere in controllo, gli permette di avere sempre a disposizione il DRS e di stare in una situazione comoda di osservazione, di stallo. Andiamo a vedere i tempi sul giro. Cartista chiude il 18° passaggio, lo fa in 22.3, Lopeschi 22.4, 22.4, 22.4, 22.7 per Satu, 22.8 per Fabio Ferra, 23, 22.8 per Mister X, 22.0 Alesi, 22.0 Alesi, va a caccia quindi anche dei piloti davanti. Continua a dire che è veramente un peccato vederlo oggi praticamente fuori gara. Attenzione a Pozzoluca che ha passato Mannal. E Mannal forse ha fatto un errore, perché ha perso molto. Pozzoluca ha oltre un secondo da Lopeschi, mentre Mannal era a mezzo secondo. Nel frattempo stiamo vedendo anche l'usura gomme molto bilanciata, molto simile fra Lopeschi e Pozzoluca. Lopeschi che ora è a 2 secondi da Cartista, che ha dato un altro strappetto. Pozzoluca invece sta cercando di recuperare lo strappetto da Lopeschi, perché un secondo e uno potrebbe pagarlo caro. Cartista comunque in generale i tempi continuano a essere molto costanti, sintomo di come la gomma stia reggendo ancora particolarmente bene. Lo diceva anche Alessandro, che la gomma gialla, la gomma media sarebbe stata la gomma da gara, e tale si sta dimostrando quando ci stiamo avvicinando al completamento del primo terzo di gara, giro numero 19 di 66. Mannal sta crollando, io non vorrei che abbia sbagliato qualcosina, qualche pressione nel setup, perché adesso è praticamente fuori dal secondo anche da Pozzoluca. Abbiamo visto un ritmo infernale all'inizio, adesso è in sofferenza totale. Potrebbe essere una chiave di lettura, perché effettivamente stava costruendo un vantaggio davvero importante all'inizio, lo stava costruendo anche nei primi giri dopo la ripartenza con la safety car. Adesso invece sembra molto più in difficoltà. Lopeschi invece con Cartista più o meno rimane lì, 1.8, 1.9 oscillano, ma rimangono vicini. E Pozzoluca invece vediamo se Cartista magari sta tenendo anche un pochettino il colpo in canna nei confronti di Lopeschi. Nel frattempo alle spalle di Lopeschi Pozzoluca è a un secondo tirato, era sceso a 9 decimi prima, quando sono passati nel regolamento del primo settore, ma è davvero davvero al limite. Io, scusatemi, ho visto un attimo Lopeschi in curva 4 arrivare molto interno, non vorrei che l'ha un po' sbinnata. Ma no, guardando i tempi direi di no. Guardando i tempi di Lopeschi. Nel frattempo è 2-2, insomma. Era 1-9-2. Adesso è la prima volta che Cartista porta quasi o ben oltre, diciamo, 2 secondi il vantaggio nei confronti di Lopeschi. 22-3 di Cartista per 22-3 di Lopeschi. Satu è stato agganciato da Ferra, che è molto vicino. Ci prova. Vediamo se arriva l'attacco di Ferra, che però è un po' lontano, si affaccia, Satu affonda la staccata mentre dietro Matteo Profilo va a scavalcare Leutz, porta la sua Alfa Romeo in 10ª posizione e Alesi ha agganciato anche Mister X, che però stavolta è una vittima
molto meno facile per Alesi, perché Mister X ha incollato a sua volta Giuseppe Federico. Attenzione, si è girato Satu. Satu girato, va a ripartire, ovviamente passano in tanti, riparte dall'undicesima posizione Satu. Peccato perché stava facendo una grande gara e continuava a rimanere lì collato alla possibilità di stare col trenino di testa. Fortunatamente non ha rotto neanche la lava. Attenzione profilo! Sì. Ancora. Ancora nello stesso punto. Ancora nella salita tra curva 8 e curva 9. Lo stesso punto in cui aveva sbagliato il primo giro. Cartista intanto sta andando a mettere nel paniere un altro paio di decimini nei confronti di Lopeschi. 22-2 per 22-4, 22-5 invece per la coppia Pozzuca-Mandal. Fabio Ferra 22-9, 22-9 per Giuseppe Federico, 22-7 per Mister X, che prova a farsi vedere nei confronti di Giuseppe Federico, va all'interno, staccata di curva 1. Oh, quasi contatto, si deve un attimo piantare Mister X, e allora alla fine Giuseppe Federico riesce a mantenere la posizione, mentre Alesina dietro fa un po' da spettatore, ma sa che ovviamente da questa battaglia perde solo tempo, ma non può fare miracoli. Ancora secondo settore, si è girato Mandal! Si è girato Mandal! Clamoroso! Un bel, come diceva Alessandro, un bel tracollo da parte di Mandal. Era partito fortissimo e adesso è andato prima lentamente in crollo e ora anche l'errore che lo relega in ottava posizione proprio alle spalle del trenino di Giuseppe Federico, Mister X ed Alesi. Sì, vedremo quando arriverà la sosta, perché a questo punto immagino che perderà tanto tempo dietro a questi piloti che immagino siano più lenti di lui, o almeno in teoria. Si è riaccolato subito a questo trenino Mandal, mentre ha allungato un pochettino Giuseppe Federico nei confronti di Mister X. Cartista davanti 2-4, ha sempre Cartista un decimino 2 di vantaggio al giro nei confronti di Lopeschi in media. Torna a vedere i passaggi, attenzione dietro. Cartista, ultimi passaggi. Molto costante, 22-3, 22-4, 22-3, 22-2, 22-3. Lopeschi invece 22-5, 22-4, 22-4, 22-5. Cioè sono sempre quei 2-3 decimi di vantaggio nei confronti di Cartista su Lopeschi. Sale a 2-6 ora il vantaggio del pilota McLaren, che praticamente sta cercando di salutare la compagnia, mentre chi non saluta è Pozzuca, che rimane saldamente incollato all'inseguimento della Ferrari di Lopeschi. È saldato anche alla Ferrari di Mister X Alesi, da un po' di giri sta pressando per la Ferrari Giuseppe Federico, sta allungando un po'. Mister X sembra avere un po' poco spunto nell'ultimo settore, sono un paio di giri che esce alla fine del terzo settore per ritenerlo nei confronti di Giuseppe Federico. Non so se è una scelta di setup o sta iniziando a soffrire da questo punto di vista, perché sono molto più vicini alle sie mani a lui di quanto lui. Manda al box. Manda al box. Va a completare la sua strategia per quella che sarà, penso a questo punto, quasi sicuramente una gomma bianca. Teniamo quindi l'arrivo al suo box, alla sua piazzola dell'esordiente Mandal. Gomma gialla, due soste. Non so, non saprei se è la scelta migliore questa di andare sulle due soste, quindi a questo punto Mandal porterà lunga questa gomma media e se non ci saranno intenzioni poi andrà oppure andrà poi a montare una gomma rossa alla fine della gara. Giuseppe Federico con Mister X e Alesi tornano al triello originale senza Mandal, che dopo l'errore si era accodato a questo triello. Vediamo un po', Mister X attiva il DRS, Alesi è molto vicino, fa anche manovra di disturbo nei confronti di Mister X, e vediamo se anche in questo giro Mister X perde nell'ultimo settore nei confronti di Giuseppe Federico, perché potrebbe
diventare un trend che renderà la vita un poco complicata a Mister X. Alesi sta spingendo fortissimo alle loro spalle, si vede che sta cercando di farsi strada. Per una volta Mister X ha perso tanto, è vicino, ma deve dare fondo secondo me a tante risorse. Vediamo se riesce. Stavolta si affianca Giuseppe Federico, riesce a portare l'attacco, e allora vediamo se Mister X riuscirà a fare l'andatura e ad andare via lasciando lì Giuseppe Federico. Ci prova forse subito Alesi, che sta cercando di trovare un incrocio, di trovare una traiettoria vantaggiosa per andare ad attaccare Giuseppe Federico, cosa che però non gli riesce a tempo per curva 3. E allora rimane dietro, prova ad affacciarsi ancora Alesi. Come dicevo anche prima, si vede in maniera molto chiara che ne ha di più. Tra l'altro ha una gomma media nuova, ma di molto poco, 24 giri, 20 giri per il Esi, quindi insomma non è neanche diciamo un delta di giri che ti può regalare una differenza di prestazione enorme da questo punto di vista. Davanti intanto Cartista Lopeschi continua questo eterno tira e molla, 2 secondi e mezzo di vantaggio di Cartista su Lopeschi. Pozluca rimane sempre lì costantemente a 5-6 decimi sul codone di Lopeschi, mentre Fabio Ferra ora è a 6 decimi, mentre dietro Matteo Profilo cerca di nuovo la rimonta e va a scavalcare l'Alfa Tauri di Scarso Nico per portare la sua Alfa Romeo in decima posizione. È molto vicino Alesi nei confronti di Giuseppe Federico, che però non ha perso il DRS nei confronti di Mister X. Alesi prova ad affondare ma non riesce ad avvicinarsi. Leggero lungo da parte di Giuseppe Federico. Vediamo se ora in questo giro arriva l'allungo decisivo di Mister X, che permetterebbe ad Alesi di avere molta... di avere la vita molto più facile dell'attaccare il pilota della Haas. Molto vicino Mister X, 8 decimi. Mancano ancora un decimino e mezzo, 2 per riuscire a togliere il DRS dalla portata di Giuseppe Federico. Sembra anche che Alesi stia cercando di dar fastidio a Giuseppe per toglierlo dal DRS di Mister X. Ha fatto già diverse mosse di disturbo anche quando nella stessa posizione davanti a lui invece c'era la vettura di Mister X, per cercare di un po' anche di spronarlo da questo punto di vista, o comunque provare a vedere se c'era la possibilità di smuovere un pochettino le acque. Giuseppe Federico un secondo potrebbe non averlo, non ce l'ha il DRS, no, il detection point è già passato, e quindi ora occasione molto molto ghiotta per Alesi, che può andare all'attacco di Giuseppe Federico, già vicinissimo all'altezza della linea del traguardo, va ad affiancarlo e va a prendersi il sorpasso su Giuseppe Federico salendo in sesta posizione. Tanto Mannal con gomma media nuova, 1:21.434, giro veloce. Ancora pista libera perché è a 4 secondi dalla vettura del suo compagno di squadra Over. Quindi ha ancora la possibilità di fare dei giri a pista libera prima di iniziare a incontrare un po' di traffico, anche se davanti a lui la situazione è sufficientemente dilatata per evitare di incappare i treni che potrebbero portare a perdere di tempo molto sostanziose. Mentre davanti sempre 2 secondi e mezzo. Situazione che in attesa della prima sosta, in attesa del movimento di qualche carta improvvisa, resta molto stabile. Al momento, se Cartista si fermasse, sarebbe lì lì con Satu. Probabilmente un po' davanti, ma dovrebbe scaldare la gomma, quindi probabilmente perderebbe la posizione sull'alfiere della Williams, quindi probabilmente sta cercando di... avere ancora un pochino di margine così che possa provare a scaldare le coperture hard in maniera ottimale. Ha accorciato un po' Lopeschi in questo giro, 22:1 per Cartista. In realtà è arrivato un 22:1 anche per Lopeschi, quindi deve essersi accorciato ancora precedentemente il gap fra i due, che prima era 2 secondi e mezzo, ora è circa 2 secondi e 2, 2 secondi e 3, quindi qualcosa Lopeschi è riuscita a rosicchiare. Mannal ancora ovviamente ribadisce il giro veloce, il secondo consecutivo, scende il limite a 1:21.401, c'è una bandiera gialla per Pier Joker, che tra l'altro viene scavalcato da Long.
Davanti in questo momento Cartista a 21 secondi e 9, sta per andare a 22 secondi di vantaggio nei confronti di Satu. Ora sarebbe anche in condizione forse di uscire davanti, e avrebbe un po' di pista libera prima di arrivare dal suo compagno di squadra, che non credo farà storie. Pozluca è molto vicino. Molto vicino Pozluca. Vediamo intanto se Cartista decide di approfittare di questa situazione. No, continua e continuano sia Lopeschi che Pozluca, mentre Pozluca poi alla fine del terzo settore torna a 7 decimi nei confronti di Lopeschi. Sta guadagnando Lopeschi però, è ancora un paio di decimi. Nel frattempo dietro Mister Xbox, e quindi passa Alesi, e vanno entrambi ai box, sia Giuseppe Federico che Alesi, e che Mister X, pardon. Vediamo se qui si va su gomma dura. Gomma dura per Mister X. Attendiamo l'arrivo della piazzola box anche da parte di Giuseppe Federico. Gomma bianca anche per lui, quindi vanno su gomma dura, vanno per andare in fondo. E Manda l'ha passato abbondantemente entrambi. Anche Sato si è fermato in box e anche lui ha messo gomma hard. Direi che ora con 19 secondi e 4 non sarebbero abbastanza per uscire davanti al suo compagno, però ripeto, essendo compagni di squadra potrebbe essere una possibilità valutabile per Cartista il pit stop, anche se Lopeschi sta spingendo davvero forte. Negli ultimi giri ha guadagnato sempre un paio di decimi al giro nei confronti di Cartista, che continua. Così come continua la Pesca e così come continua Pozluca. Davanti quindi non si fermano. Mentre ovviamente il passo davanti è davvero importante, perché Pozluca, Ferra intanto va in box. Stavo proprio per parlare di Ferra, che si trova a 10 secondi da Pozluca, mentre all'inizio era 6 secondi, ne ha persi altri 4. Pit stop per Ferra, e quindi fa salire la Red Bull di Alesi in quarta posizione, proprio quando gli era arrivata negli scarichi. Scarzoni così ferma, anche lui andrà sicuramente a gomma hard. Lo vediamo appena arriva nella piazzola del team Aston Martin. E pardon, Alfa Tauri, gomma bianca. Nel frattempo davanti sempre 2-1 in questo giro. Cartista riesce a rispondere un po' attorno ai tempi di Lopeschi, girano uguali, 2 secondi e 1. Pozluca rimane sempre lì davanti, situazione praticamente congelata in questo momento. Esatto, anche Leutz è sempre lì, quindi in questo momento se qualcuno dovesse rientrare, rientra dietro Leutz, che sembra che l'artista potrebbe essere comunque quasi ininfluente, per gli altri due potrebbe essere un problema veramente grande. Vedremo se mette la freccia. Eccolo l'artista, vediamo. E infatti hanno continuato entrambi, infatti. Continuano entrambi, quindi al 31esimo giro spacca quasi la gara a metà Cartista con la gomma gialla. E Lopeschi ha allungato il suo un po'. Sì. Eh sì, perché sta spingendo da diversi giri. Lopeschi stava iniziando ad andare anche più forte del ritmo stabilito da Cartista, cosa che era un po' inedita rispetto a quando ho visto nelle prime fasi di gara. Ma stanno spingendo perché anche Pozluca fa il suo miglior settore personale al T1. Cartista torna in pista appena davanti a Leutz. Ha alzato il piede Leutz, l'ha lasciato passare. Ah, ok. E quindi questo comunque fa capire che Lopeschi e Pozluca si troverebbero in una condizione molto pericolosa, perché ci sarebbe Leutz a far spalle larghe per Cartista. Questa è una buona chance infatti per il pilota della McLaren questa, perché al momento potrebbero decidere di tenere dietro Leutz proprio per evitare che i primi due si possano fermare. Mentre il pilota, in questo caso numero uno della vettura inglese, può spingere con un martello per provare a fare tanto ritmo e guadagnare molto vantaggio. Vediamo se si ferma Lopeschi. Sì, va dentro e lo segue anche Pozluca, quindi si ferma un giro dopo rispetto a Cartista. 20 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Cartista da parte di Lopeschi. Sono circa 21 secondi, quindi attenzione, sono veramente al limite.
sta uscendo dall'ultima curva cartista, è già ripartito Lopeschi, riparte Pozluca, toglie il limitatore Lopeschi, le McLaren non sono ancora comparse, non compaiono, Lopeschi è davanti ma ora deve scaldare la gomma. Lopeschi è davanti, mentre invece ha perso moltissimo Pozluca, che è dietro a Leuz e guarda invece con gomma calda come arriva subito l'attacco da parte di Cartista nei confronti di Lopeschi. Si riprende la posizione, cerca di resistere Lopeschi, però fa quel che può. Per Lopeschi ora la chiave, visto quanto dimostrato nella seconda parte di stint, nella parte finale di stint con la gomma media, potrebbe essere quella di cercare stavolta di non perdere il DRS, ma ovviamente Cartista ha gomma molto calda e Lopeschi sta perdendo. Un secondo e uno, si apre già oltre il DRS e occhio perché è molto vicino a Leuz. Vediamo se Lopeschi riesce a mettere in temperatura la gomma per scalzare Leuz. E potrebbe diventare un problema in caso di attacco. Vediamo pure, vista com'è andata la strategia, se Leuz tenterà l'attacco o se invece andrà ai box. Resta in pista Leuz mentre Lopeschi è a 1,8. Leuz forse prova ad attaccare, prende tutta la scena della vettura di Lopeschi, si sposta verso l'esterno ma non c'è spazio, Lopeschi tiene la posizione. Ora dovrebbero cominciare ad essere in temperatura le gomme hard. Raffaele dice capolavoro di Lore che era a 2 secondi prima della sosta. Sì, l'overcut ha funzionato molto bene, poi ovviamente con la gomma hard fredda non si potevano fare miracoli. Ora ricomincia questa lotta sul filo del decimo fra Lopeschi e Cartista, grandi protagonisti di questo campionato. E chi ci ha perso è Pozluca. Ha perso tantissimo Pozluca, è a 2 secondi e 3 da Lopeschi. E sta rientrando Mandal, che però ovviamente con una scuola di vantaggio e con Bavaglia dovrà fermarsi di nuovo. Ma in caso di un'altra safety può essere una... Quello sì. Un bel jolly. Mandal che in questo momento è a 2 secondi e 7 da Pozluca, che è in zona di RS con Leuz, che però non si è ancora staccato dalla zona di RS di Lopeschi, e quindi infatti continua a rimanere in pista. Quindi Alesi rimane davanti in questo momento a 7 secondi e 9 di vantaggio con il pilota della Red Bull che in questo momento, dopo 29 giri su questa gomma, sta girando in 21 e 9, ha fatto un super tempo se consideriamo che Cartista ora ha fatto 21 e 5, quindi non sta andando assolutamente male Alesi. No, ma sappiamo essere uno dei piloti più forti, ha anche fatto una gara bellissima fin qui, ricordiamo che partiva in 18ª e ultima posizione, adesso sì con una sosta in meno ma si trova in prima posizione virtuale, non so, probabilmente se si dovesse fermare sarebbe circa settimo, ma comunque sarebbe veramente un'ottima rimonta da parte sua. Molto borderline Leuz nei confronti di Lopeschi, un secondo letto. Ora rischia seriamente di perdere il DRS Leuz nei confronti di Lopeschi, 1 e 1, mentre davanti Cartista 2 secondi e 2 di vantaggio. Siamo tornati dove eravamo alla fine, 2 secondi e 2, 2 secondi e mezzo, quello che si era visto per tutto il primo stint con gomma media. Ma non è che Lopeschi sta tentando la follia di montare la rossa, perché sta continuando ad andare avanti, non capisco bene il perché, 34 giri su questa gomma media. Io immagino che montare la rossa Alesi, sia Alesi. O Leuz perché Alesi ha una gomma più nuova di 4 giri, mentre Leuz al momento non ha nessun senso rimanere lì. Immagino stia perdendo tantissimo tempo. Pozluca ancora un Alfa Romeo, l'errore di Pozluca, lo avevamo visto un po' in sofferenza. Passa quindi Manna, le viene attaccato anche da Over che prova ad affondare, mamma mia, c'è passato davvero un foglio di carta fra le vetture di Pozluca e Over. Alla fine fortunatamente non succede nulla,
passa Manna al chiudere a 2,5 secondi da Leuz. Mentre davanti sempre 2,3 secondi di vantaggio davanti di Cartista nei confronti di Lopeschi, questo elastico sta diventando tutto sommato un po' infinito, il leitmotiv di una gara intera. Adesso 2,6. Alesi 22,3 per Cartista, che invece sta andando a fare il suo miglior crono, no, per poco, 21,6 per 22,1 di Lopeschi. Lopeschi guadagnano solo 2 decimi su Alesi. Non sembra tanto in forma Lopeschi, soprattutto con gomma nuova. Anche prima ha perso veramente tantissimo, prima da Manna, adesso da Cartista, con gomma nuova, salvo poi riuscire un pochino a recuperare con gomma usata. Il stopper Overbus che va a cambiare le gomme, torna su gomma media. Quindi ancora una gomma gialla per andare fino in fondo per Over. Bel trenino, attenzione con Long, credo, sì. Eh sì, ci sono Scarso Nico, Long, Beer Joker e dietro di loro che è uscito Over. In 15ª posizione, quindi questo è un trenino per l'ultimo posto in zona punti. La 12ª posizione che in questo momento è nelle mani dell'Alfa Tauri di Scarso Nico. Avanti continua ad accorciare Cartista nei confronti di Alesi. Andiamo ancora a misurarli sul traguardo. Con Alesi prima girato in 22,3, conferma il 22,3, molto costante Alesi. Attenzione bandiera gialla. Over. Ah, peccato per Over. Safety car. Box per Leuz? Box per Leuz, si tuffa dentro, è il primo. Attenzione perché... monta lì sotto Zucca, sono sicuro al 100%. Non credo che... E anche Leuz! No, però in caso di un'altra safety sono veramente molto avvantaggiati. Quindi Pozluca ha pensato o la vinco oppure la butto. No, gomma gialla Pozluca la guida. Quindi aveva 2 gomme gialle, mentre Leuz invece probabilmente non ce l'aveva, tenta per una rossa. Gialla anche per Mr. X, Leuz prova 2 rosse. Per forza. Magari la temperatura gli potrebbe venire anche incontro, perché il sole rispetto all'inizio gara si è coperto, quindi potrebbe scendere un po' la temperatura e da questo 30 giri potrebbe no, 30 giri no, però potrebbe aiutare la gomma a respirare un po'. Alesi quindi davanti e a questo punto Alesi, dopo aver montato 2 gomme medie, è costretto ad andare sulla hard, mentre davanti possono cambiare, quindi per Alesi buona, perché prende la prima posizione ma avrà una mescola di svantaggio. E Alesi aveva fatto 4 giri con l'hard, quindi non dovrebbe averla utilizzata troppo. Può arrivare tranquillo. Ma deve cambiare mescola. L'ha già usata. Vero. No, allora può montare una seconda media. Anche Cartista dentro. Tutti. Vediamo Alesi, gomma gialla, monta la hard, la media nuova. Gomma, vediamo, arriva gialla anche per Cartista, gialla per Lopeschi. Si ferma Mannal, lui deve andare invece per forza sulla bianca. Sì. Era questo un po' l'inganno, il gamble della strategia di andare a montare subito 2 gomme medie da parte di Mannal, che comunque esce appena davanti a Leuz. Sì, alla staccata è davanti, quindi Mannal tiene la 4ª posizione. Satu box e anche nel suo caso gomma media. Quindi abbiamo Alesi, Cartista, Lopeschi, Mannal, Leuz, Poz Luca, Scarso Nico, Mr. X, Giuseppe Federico, Fabio Ferra, Matteo Profilo, Satu, Long, Beer Joker e Overboost, rispettivamente, tutti su gomma media, tranne Mannal che è su gomma hard, Scarso Nico che non si è fermato perché era già sulla hard, gomma soft invece per Overboost e Leuz, che le montano usate.
quindi ora si apre effettivamente una seconda gara, anche perché siamo tendenti all'ultimo quarto di gara, giro numero 38 di 66, ci avviciniamo al numero 44 che andrebbe a indicare i due terzi di gara completati qui sul tracciato del Bombelò. Sì, in testa, però ricordiamo che dovrà spuntare 25 secondi, sono sicuro che nella sua testa sarà un po' frustrato per questa, situazione. Sì, è strano perché sì, con questa safety car ha guadagnato la prima posizione, che dovrebbe essere una cosa teoricamente bella, però con questa penalità invece il gruppo viene ricompattato e di conseguenza questa penalità lo porterebbe addirittura in quindicesima posizione alla ripartenza della safety car, quindi una safety car a due facce probabilmente più brutta che bella. Purtroppo per Alesi ogni interruzione è una mazzata fra capo e collo, perché deve mettere margini importanti, quindi Alesi nonostante tutto, guardando i distacchi medi che c'erano fra le vetture dietro di lui, punta alla zona punti, una top 10 risicatissima secondo me. È comunque difficile, 25 secondi sono tanti. Comunque ci sono piloti molto veloci che con questa safety car guadagnano tanto, mi viene in mente Long che ha avuto problemi ad inizio gara, adesso anche lui torna nel gruppo, non lo so, secondo me è difficile soprattutto se dovesse uscire un'altra safety car o altra virtual che sarebbe la mazzata definitiva probabilmente. Un'altra safety sì, potrebbe essere un colpo gobbo. La virtual diciamo che sarebbe il minore dei mali, perché congelerebbe gli stacchi per tempi relativamente brevi, quindi diciamo quello da quel punto di vista è il minore dei mali. Però un'altra safety sì, sarebbe una mazzata. E a proposito di safety car, la safety car rientra alla fine di questo giro, quindi seconda ripartenza di giornata dopo la seconda chiamata della vettura di sicurezza in pista, quando stiamo alla conclusione di questo 39esimo giro, andando ad iniziare la tornata numero 40. Alesi che va di nuovo a dettare la ripartenza, Mannal era ripartito qui all'ultima curva. Alesi zigzaga, esita ancora un po', poi riparte. Lo fa molto bene perché lascia sul posto l'artista, mentre dietro lo peschi era rimasto un pochettino al palo. Mannal era pronto ad attaccarlo, ma ha dovuto alzare il piede. E allora ne approfitta Leutz che va all'interno di Mannal. L'indecisione del pilota Aston Martin gli costa carissimo, perché Leutz affonda il colpo, ovviamente aiutato anche dalla gomma rossa. Davanti quindi Alesi, artista, lo peschi, Leutz, che ora dovrà sfruttare al massimo questi giri, che sono quelli di maggior prestazione della gomma soft. Unico in pista con la gomma soft, tra l'altro. Mentre dietro c'è l'attacco di Ferro nei confronti di Giuseppe Federico, provano a approfittarne Matteo Profilo, che va all'attacco di Fabio Ferra, che però ha di nuovo la possibilità di rispondere all'interno dei confronti dell'Alfiere e Alfa Romeo. E alla fine Ferra tiene la posizione, rimane in decima, rimane il primo inseguitore dell'Asi, Giuseppe Federico. Davanti Alesi sta subito cercando di creare gap, un secondo nei confronti di Cartista. Attenzione all'Alesi, eh. Vediamo se riesce a mantenere questo trend. Dove esce di vantaggio, poi lo peschi Leus, manda al Poz Luca, Carso Nico, Mister X, Giuseppe Federico, Fabio Ferro, Matteo Profilo, Satu Long, Jogger, Overboost e Melissano. Chiude il giro. 21 e 2 per Alesi. Partito molto forte. Poz Luca all'attacco. Nei confronti di Mannal. Poz Luca all'attacco. C'è subito il sorpasso. Anche Satu nei confronti di Matteo Profilo. E anche Long. Prova a riquitarsi alla festa. Anche Long, che anche lui va all'attacco. Mette dietro Overboost. Con Pier Joker va al sorpasso. Tanto movimento. Tanta azione. Over. In questa ripartenza con Over che va all'interno nei confronti di Matteo Profilo e chiude la manovra prendendo l'interno di curva 4. Attenzione. Poi Pier Joker che deve rispondere ancora a Matteo Profilo, che ha la possibilità di avere la traiettoria interna ora qui, ma alla fine Pier Joker
Vai, 14esima posizione, brutta, brutta ripartenza per Matteo Profilo. Davanti Alesi, sempre 9 decimi nei confronti di Cartista. Un secondo, spingendo tanto Alesi. È quello che deve fare, perché deve creare margine. Non può certamente andare piano per far sì che il gruppo si ricompatti. Lui, l'unica speranza che ha è Overboost. Quella che... con Pier Jogger, forse un errore da parte di Overboost che ha fatto affiancare il pilota della Haas. Alla fine mantiene la posizione 1.20. Alla fine diventa 20.5 di Lopez, che aveva fatto 20.6 Alesi. Rimangono tutti quanti incollati e ora da questo giro può tornare a essere utilizzata l'ala mobile, può tornare ad essere utilizzato il DRS. Alesi, Cartista, Lopez, Leo sono tutti attaccati. Sembra già essersi esaurito il boost della gomma soft di Leos, che ora addirittura inizia a perdere nei confronti del terzetto di testa. Dietro Pozzuca ad un secondo e 4. Attenzione, Over il Joker! Sono presi entrambi. Si è girato Over, stessa dinamica di quanto si era visto prima con il Zemo e di Rossi. E credo sia di nuovo safety car. Sì, sì, è safety, sì, safety. Confermo, è Alesi, non sa proprio come si starà mettendo le mani ai capelli, perché clamoroso. Sta avendo veramente molta sfortuna. Clamoroso! Qualcuno può tentare le soft, secondo te, adesso, Luca? Giro 41. Guardando Leos, ti dico di no. Sì, probabilmente sì, hai ragione te. Magari Scarso Nico, che è stato l'unico pilota a rimanere fuori con le hard usate 12 giri, potrebbe farci un pensierino per rientrare a montare anche lui gomma media nuova. Per il resto credo che gli altri continuano tutti. Davanti continuano tutti, Alesi, Cartista, Lopez, che non è rientrato praticamente nessuno. La strategia era cambiata da troppo poco, rientra invece Profilo, che era su gomma dura. Forse per tornare sulla media a questo punto. Sì, era ultimo, non aveva senso rimanere su questa gomma hard, è andato a mettere quella che abbiamo definita prima come gomma di gara e non perderà nessuna posizione. Tra l'altro deve essere una gomma usata di pochi giri, hai infatti 6 giri. In linea con gli altri alla fine. Sì, sì, si mette in linea con le altre gomme medie. Quindi Leutz ha la possibilità di rimanere qualche altro giro incollato. Melissano clamorosamente, se continua così, tra due posizioni e tre zona punti, 14esimo. Alesi, Cartista, Lopeschi, Leutz, Pozzuca, Mandal, Scarso Nico, Mister X, Giuseppe, Federico, Ferra, Satu, Long, Matteo Profilo e Melissano. Questi 14 piloti rimasti in gara in questo momento vanno tutti a scaldare le gomme, a tenere pronti i pneumatici per quella che poi sarà la ripartenza, con Alesi che ancora dovrà gestirla. Sarà ancora lui da leader chiamato a dettare il passo quando siamo nel corso del giro numero 43 di 66, sesto appuntamento stagionale al Mobello con la Pro League. Ovviamente continuano tutti sempre a zigzagare per mantenere le gomme calde. Dalla chat più tardi ovviamente tenete pronti i voti, perché avrete modo di votare il driver of the day, il pilota del giorno, ma questo solamente negli ultimi giri di gara, quindi preparatevi perché sarà la vostra volta di decidere qual è stato il vostro pilota preferito, quello della giornata, quello che vi è piaciuto di più. Probabilmente il record del record, le vittorie di 5 piloti in 5 gare che andrà a decadere, salvo una grande rimonta da parte di Leutz, che però ricordiamo che dovrà ancora fermarsi, o una clamorosa vittoria di Mannal all'esordio. Alesi immagino difficilmente potrà vincere, dietro probabilmente potrebbero arrivare in prima posizione Cartista, Lopensky o Pozzuca, tutti quanti piloti che hanno già vinto, compreso Alesi comunque alla fine.
sì, in questo momento diciamo si sta andando un po' a rompere quella che è la l'incantesimo dei 5 vincitori diversi in 5 gare. Ne servivano altre 2 per andare ad interrompere il record, ad eguagliare almeno il record ottenuto della sempre in Pro League, come dicevamo durante le prime parti della diretta nell'edizione del 2016. Vediamo se la safety car rientra in questo giro. Il gruppo sembra compatto, potrebbe rientrare in questo giro, sembra però non farlo. E allora io a questo punto, per mera curiosità personale, vado a rivedere quelli che sono stati i vincitori della Pro League del 2016, perché nel 2016 vado a ritrovare nel nostro immenso database, eccoci qui, Pro League. Allora, vinse Lauda, poi Castiglio Eva, poi Alberto, poi Visser, poi Birillo Dog, poi Sherry, poi Lelo in Canada, e Lelo fece il bis in Azerbaijan il 20 dicembre. Un filotto che durò fino al 6 dicembre, dall'11 ottobre al 6 dicembre, quasi 2 mesi. E poi, se posso permettermi, anche se oggi, come hai detto tu, potrebbe interrompersi questo incantesimo delle vittorie di piloti differenti, ci stiamo divertendo un mondo lo stesso, alla fine questo qua è soltanto un numero, quindi anche se dovesse accadere, se posso permettermi, chi se ne frega veramente, stiamo andando delle gare pazzesche ogni settimana. Sì, quello sì, diciamo che si tratta di un record simbolico, perché già all'epoca si capì che 7 vincitori diversi su 7 gare sarebbe stato un record inarrivabile. Quando vedi che una categoria ci sta arrivando molto vicino e guardando i piloti in pista capisci che potrebbero esserci le condizioni per avvicinare quel record o almeno provare ad eguagliarlo, ma ovviamente poi ognuno fa il suo dovere in pista. Se un pilota deve guardare i record, magari va a guardare i record personali, per il resto se ne sbatte poco dei record, diciamo, particolari, se così vogliamo chiamarli, comunque non dei singoli. Dovremmo avere la ripartenza in questo giro. Alesi va a scaldare le gomme e infatti arriva la comunicazione safety car in questo giro, quindi l'ultimo terzo di gara con 20 giri al termine. Alesi, Cartista, Lopeschi, Leutz, che con questa gomma soft già prima di questa safety car mi ha dato la sensazione di iniziare a soffrire un pochettino l'usura. Vedremo per quanto tempo riuscirà a resistere. Solo 2 piloti con gomma dura sono Mandal e Scarzonico, tutti gli altri su gomma media. E a questo punto abbiamo anche la certezza che l'unico pilota di tutto il gruppo che dovrà fare una sosta ulteriore è Leutz. Riparte Alesi, stavolta riparte con Cartista! Wow! Si è girato anche Poz Luca, clamoroso! Non ci posso credere. Errore di Cartista clamoroso, e Poz Luca non è da meno. C'era cascato anche Peppe Alonso ieri. Attenzione, davanti Leutz ha attaccato Leutz, ma deve essere successo qualcosa, perché ha perso posizione anche Mannal su Scarzonico, o comunque stava lottando con Scarzonico. No, Mannal è rimasto davanti a Scarzonico, che ha provato ad attaccare. Quindi Alesi, Leutz, Lopeschi, Mannal, Scarzonico, che ha anche 16 giri su questa gomma hard. E Alesi ovviamente ringrazia, già 2 secondi di vantaggio su Leutz, che ricordiamo teoricamente con questa gomma dovrebbe aver esaurito il meglio della sua prestazione, quindi è tutto a vantaggio di Alesi. Questo comunque, Leutz, scusami, questo comunque vai. Cambia la classifica piloti, cambia tantissimo. La cambia di tanto, perché Lopeschi qua mette un bel vantaggio per il Cartista, 22, sì. E sì, e tra l'altro le guadagnerebbe 15. E tra l'altro Alesi scavalcherebbe Cartista, a seconda di dove sarà anche Cartista. Però Alesi con i 25 secondi credo sì, che sì, sarà molto indietro. È vero, pardon. Certamente, lo pensi che potrebbe essere virtualmente primo al netto delle soste. Attenzione però a Mannal, perché di sicuro non è d'accordo. Mannal che sta cercando di fare del suo meglio con questa gomma hard,
però ovviamente Lopeschi in questo momento ha una grande posizione di vantaggio, perché non solo ha una gomma più prestazionale, ma non ci aspettiamo assolutamente la crisi della gomma media di Lopeschi dopo aver visto quanto è durata nella prima fase di gara. Nella prima metà di gara ci sono piloti che hanno spezzato tranquillamente la gara in due prima di andare sulla gomma hard e completare la strategia. Sulla pista dove le gomme sono messe decisamente tanto tanto sotto torchio, Leuz sta cercando di rifarsi sotto comunque. 1,7, due decimini scarsi nei confronti della Siria guadagnati. Quindi forse c'è ancora qualcosa da tirare fuori da questa gomma soft. Attenzione, bandiera gialla, Pozluca di nuovo! Pozluca di nuovo! Clamoroso! Come è clamorosamente svoltata la gara di Pozluca e Cartista, che ora si ritrovano di nuovo vicini, ma sono dodicesimo e tredicesimo. 28 per Alesi. Leuz 1,6, continua a farsi sotto Leuz. Continua a essere ancora bilanciata la prestazione. Non vorrei che magari, tanto Cartista va ad attaccare Pozluca per prendersi lui la dodicesima posizione, che significherebbe un punto. Non vorrei che Leuz, più che usura, tra qualche giro inizierà, anche se il carburante si sta scaricando, a sentire il surriscaldamento della gomma. Sì, esatto, stavo proprio per dire questo. Probabilmente Leuz non sta tanto giovando del fatto dell'usura degli altri piloti quanto della gomma soft, che si scalda molto più velocemente rispetto alla media dei piloti davanti e dietro e delle hard, chiaramente, di Mannal e Scarso Nico. Adesso però dovrebbe iniziare un pochino più a faticare. Infatti vedo un Lopez che sta guadagnando leggermente. Ezio ci chiede quante safety car ci sono state. Tre safety car. Alesi va a chiudere un altro passaggio, lo fa in 1:21,2 per 1:21,0. 20:9 addirittura di Lopeschi. Invece Mannal rimane incollato a Lopeschi. Di attenzione a Mannal. Lo stava andando per spacciato, stavamo dicendo che l'incantesimo stava per svanire, però Mannal ha una buona chance. Non sto dicendo chiaramente che vincerà, perché Lopeschi sicuramente non è dello stesso avviso, però è in una buona posizione adesso. Certamente dei due chi ha più da perdere è Lopeschi. Eh sì, da un'eventuale lotta chi ha più da perdere è Lopeschi, perché Mannal è alla prima assoluta. Se si è fatto bene i conti, sa che ha un'occasione ghiotta. Mentre dietro gran trenino, Scarso Nico, Mister X, Giuseppe Federico, Fabio Ferra, Satu, Log, sono tutti incollati in un enorme trenino. Li vediamo comparire, guarda, vicini. Davanti a attenzione, c'è un contatto, si è girato Ferra, contatto con Satu in staccata. Il pilota della Williams ha tirato forte la staccata e ha centrato il pilota McLaren. È stato un attimo anche di difficoltà per Cartista, perché si è trovato Fabio Ferra che, tagliando la pista, stava rientrando sfruttando quella che era prima la vecchia configurazione del tracciato. Occhio dietro Satu, no, pardon, per il Satu. Attenzione, perché Matteo Profilo va all'attacco nei confronti di Satu sul trifilo principale. Leuz sta continuando ad accorciare, attenzione! E io inizio a pensare che, insomma, sono tanti, sono ancora 17 giri. Sarei molto sorpreso di Leuz che arriva in fondo senza tracolli, eh? Con le due safety, magari ci sta pensando, di sicuro se ci prova arriva sulle tele, non so quanto possa essere vantaggioso, però forse potrebbe essere meglio che fermarsi, perdere 21 secondi e poi ripartire. Non lo so. Vediamo cosa farà Leuz, perché sta costantemente guadagnando sempre 1-2 decimini nei confronti di Alesi, e sta guadagnando anche nei confronti di Lopeschi, che comunque continua a trascinarsi ora un po' più da lontano. Sta cercando di rimanere lì Mannal, che però mantiene il distacco sotto il secondo nei confronti di Lopeschi, garantendosi l'opportunità appunto di gestire in questo momento la sua gara.
Vediamo ancora i crono. Alesi 29, 25 Leutz, 21 e 3 Lobeschi, 21 e 1 Mannal, 21 e 3 Scarzonico, 21 e 2 Mister X. Più veloce di tutti in pista in quest'ultimo passaggio è stato Leutz. 1 e 1, sta quasi per accacciare il DRS di Alesi Leutz. Attenzione. E guarda quanto ha guadagnato, mezzo secondo su Lopeschi, che a 2 secondi e mezzo. Era 1 e 3 Lopeschi poco dopo la ripartenza. Sicuramente spingendo tanto, dalla esperienza che ho avuto al 50 la soft durava circa 11-12 giri al massimo, moltiplicando per 2 fa 24, non ci arriveremo, ma con le due safety car potrebbe essere al limite, quindi non so se sia giusto raddoppiare il errore di Leutz. Direi che non ce la fa invece. Precipita vuol dire che è a 2-1 e torna sotto Lopeschi a 1-7. Adesso le gomme si sentono, perché 14 giri penso che siamo lì ormai. Stai di safety, però sì, adesso sicuramente non è più nuova la gomma. Unico a girare sotto il muro del 1.20 in questo passaggio, Alesi 27, tutti gli altri sono sul 21. Alesi che in questo momento, guardando i distacchi, starebbe fuori dai punti. Però ci sono ancora tanti giri, quindi può provare, e dico provare, a vedere se riesce a stare in zona punti guadagnando altri 10 secondi nei confronti di Pozzuca, ma sono una bella impresa a 15 dal termine, non impossibile, ma una bella impresa. Attenzione ancora, bandiera gialla. Girato Ferra. La curva 2 fu fatale per le Mercedes. Ferra, secondo me, in questa prima parte di stagione, dopo 6 gare, pilota che ha raccolto meno rispetto a quanto andava. Forse il pilota che ne ha sprecate di più. Per quanto oggi non avesse tanto come i suoi test, abbiamo visto anche condurre delle gare, anche lottarsi per i podi. Oggi sì, era in quinta, sesta, sesta posizione, ma probabilmente ne aveva un po' di meno rispetto al solito. Tanto dietro Satu al lottare con Cartista, che sarà in decima posizione. Punti importanti per il pilota McLaren per quanto riguarda il campionato piloti. Nel frattempo andiamo in un Bolt con Long, e allora sul volume colloca l'inserimento di Giuseppe Federico del gruppo. Leutz va in testa. Piove sul bagnato per Alesi. Occhio, perché adesso si trova imbattagliato Long. E ne approfitta Long. Dove si è infilato? E non riesce a passare. Prova ad approfittarne invece Matteo Profilo. Va dentro ancora Long. Ovviamente Alesi ha creato molto scompiglio all'interno di questo trenino. Matteo si è girato, ha rotto tutto. Wow, Matteo, incredibile, abbiamo visto in diretta come l'ha persa in uscita dal tornante. Dovrebbe aver rotto l'ala, perché una botta del genere, e infatti si è rotto l'ala anteriore, lato sinistro. E di tutto questo Leutz ha 1 secondo e 2 di vantaggio su Lopeschi. Bisogna vedere quanto queste gomme riusciranno a non tradirlo, perché mancano poco più di 12 giri al termine, numero 54 di 66. Nel frattempo arriva del tifo in chat da parte di Giuliano Michelli. Matteo va in box, gomma rossa per lui. E ovviamente un'ala nuova. Long, scusami, da rifare. Si è girato Long.
Nello stesso punto di Alesi, in uscita dalla curva 5, tornantino. Quanti errori in questo finale, eppure insomma le gomme non dovrebbero tradirli in questo momento. Sta spingendo Lopeschi e stanno probabilmente mollando sempre di più le gomme rosse di Leutz, con Lopeschi che è al pelo per agganciare il DRS alle spalle di Leutz. Niente, mi sa. E ancora niente, 1 e 1. Inizia il 55esimo passaggio di 66. Banda allora un po' più lontano, si è spezzato il gruppo. Con Banda che ora è a 2 secondi da Lopeschi. Che comunque in tutto questo marasma andrebbe a conquistare pole e podio. Sarebbe affatto male, mentre Pozzuluca è in lotta con Satu dietro. Pozzuluca prende la posizione mentre Satu va a lungo in curva 1. Pozzuluca sale in nona posizione ed è a 1,7 da Cartista, che invece deve ancora fare un po' di strada prima di arrivare da Giuseppe Federico Alesi, Mister X. Mancano ancora 3 secondi e mezzo per arrivare a quel trenino. Cartista che ora è salito in ottava posizione, sono tutti punti importanti per lui. 1,3 Lopeschi, ha ridato di nuovo lo strappo Leutz. Un leggero strappetto. Sono davvero sinceramente colpito. Attenzione ancora a bandiera gialla. Si è girato Mandal. Aia, no. Mandal è una gara d'eliminazione incredibile. Occhio, perché adesso Mister X ha preso la quarta e potrebbe essere anche terza posizione, perché davanti c'è Sansonico e 7 decimi di ritardo al pilota. Quindi sta facendo fatica Mister X ad attaccare Scarsonico, lì da molto, e Scarsonico non ha il DRS da diversi giri, quindi probabilmente è un'operazione più difficile di quella che sembra per Mister X. Guardando le posizioni, forse adesso il muretto Ferrari sta predicando calma e gesto a Melissano. Probabilmente ancora un errore di Melissano. Scusami, probabilmente lo sta studiando, conoscendo lo sta studiando Mister X. Adesso sicuramente, prima non lo so, perché se avevi un po' di passo in più non erano neanche troppo lontani da Mandal, quindi magari si poteva provare a dare uno strappo. Nel frattempo Matteo Profilo con la gomma rossa nuova a fare il giro veloce, scende sotto il muro dell'1.20 in 1.19.9. E lo pensi che davanti Leo, sì, stavo andando a guardare proprio quello, un altro paio di decimili messi in cantiere da parte di Leutz nei confronti di Lopeschi, e mancano poco meno di 10 giri al termine. Scarsonico continua a portarsi dietro tutto il gruppetto. Mister X manda la Lesi, si lotta per il podio adesso qui. E Mister X è ancora lontano comunque, guarda quanto era vicino Mandal invece. Ovviamente in questo trenino di RS diventa molto difficile andare a cercare il sorpasso. Mister X dà frutto alle sue energie, si avvicina nei confronti di Scarsonico, ma ancora una volta non ci sono le premesse per andare a tentare il sorpasso. Sembra essere più scarico Mister X sul dritto, perché era molto incollato Manna all'inizio rettilineo e poi gli ha dato un bello strappo. Sembra, ora non ho avuto, più che altro non ho avuto il paragone di quanto i due abbiano usato la batteria. Matteo Profilo dà un'altra bella limata al giro veloce della gara, non migliora di 7 decimi, scende a 1.19.2. E davanti Leutz continua, 1.6. Leutz eventualmente con una vittoria farebbe un favore enorme a Cartista nel limitare i danni, ma sarebbe anche una grande impresa personale. Sarebbe interessante vedere in questo momento la percentuale di usura di Leutz, perché sta continuando veramente a fare le giri da qualifica. Leutz 1.27, gira un decimo dal suo best, fa 20.9 Lopeschi, perde 2 decimi. La sensazione è che Mister X sia molto carico rispetto a Scarsonico, molto carico, perché è sempre lì. Perché secondo me è il terzo settore.
Sì, ultimamente stavo vedendo diversi passaggi e non riesce ad uscire dall'ultimo chicane particolarmente vicino, riesce comunque a farlo molto bene. Carso Rico poi ovviamente trascende RS, si avvicina molto, ma da 6 decimi non riesce ad attaccare. Continua ad essere molto molto costante Leutz, 58 di 66. Ti prova di sicuro. A questo punto non ha senso rientrare. Ormai sì. Ormai diventa anche un po' un ola va ola spacca da questo punto di vista. Occhio dietro che c'è il movimento del trenino con Banal che per un momento si è fatto vedere nei confronti di Mister X. E ha fatto un errore Mister X alla salita, alla S in salita. Ha rischiato di perderla e quindi Mannan si è fatto vedere. Mannan molto vicino che viene inseguito da Alesi. Vediamo ancora la chicane, ancora Mister X a mezzo secondo. Vediamo se basta stavolta. Si avvicina Mister X. No. Ha guadagnato 2 decimi scarsi, da mezzo secondo. E intanto che ha guadagnato lo Penske, guarda tutto di stacco. 1-3, vabbè, adesso diciamo inizio ad immaginare che un pelo di flessione della gomma di Leutz dovrebbe arrivare, potrebbe anche arrivare poi un tracollo da un momento all'altro, questo non lo so, però ecco, se dovesse da questo momento poi iniziare a guadagnare qualcosa lo peschi nei confronti di Leutz, non sarei sorpreso, sarebbe un po' la naturale evoluzione delle gomme. 1-2, adesso adesso sta guadagnando danno, secondo me è arrivato un po' abbastanza importante da parte di Leutz, di colpo 8 decimi ha guadagnato improvvisamente più di mezzo secondo lo peschi in mezzo giro. Attenzione bandiera gialla, si è girato di nuovo Fabio Ferro. Che non ha dati, almeno guardando il monitor dei tempi non ci sono dati considerevoli. DRS per Lopeschi. No. Non l'ha preso. Wow. Era 1-1 all'uscita della chicane. Mamma mia. Ferro deve avere però qualche problema che si è girato immediatamente dopo curva 3 a curva 4. 9 decimi. Carsonico vicinissimo, Mister X che fa l'attacco stavolta. Che controllo che ha fatto Mister X, incredibile. E Mandal la per. Ma io credo che Mandal si sia fatto cogliere un po' di sorpresa dall'impatto che c'è stato tra Scarzonico e Mister X, perché era dietro con distacco, forse si è un attimo destabilizzato, che peccato. È ancora lungo. Lungo di nuovo. Ai. Sembrano esserci danni per Mandal. Lopeschi è incollato. È arrivato Lopeschi. Difficile. Quasi impossibile, si chiamerebbe davvero un'impresa coi fiocchi quella di Leutz se dovesse riuscire a fermare l'avanzata della Ferrari di Lopeschi. È molto vicino, l'ha persa adesso Leutz in uscita, molto vicino Lopeschi che va all'attacco, prende il DRS, va all'interno, non può neanche praticamente riuscire ad opporre resistenza a Leutz che cede la testa della gara alla Ferrari di Lopeschi, anche Alesi su Mister X e buon l'attacco, scambio di posizione fra Alesi e Mister X, cambia l'inseguitore di Scarzonico. Alesi però ricordiamolo a 25 secondi di penalità, quindi questo è un danno per Mister X perché ora c'è una vettura in mezzo che non è un fantasma, che potrebbe Scarzonico non parlo. Quanti errori in trazione. Devo dire che Scarzonico tra l'altro la stava gestendo molto bene da questo punto di vista, nonostante la gomma dura, purtroppo c'è anche un danno all'ala perché è andato a picchiare contro il muro interno. Lo Ferrari in questo momento è a podio. Sono primo e terzo. Con la McLaren di Leutz nel mezzo e Cartista che è risalito sesto ed è alle spalle di questo trenino. Cartista potrebbe fare un miracolo andando a recuperare Mister X.
escono tutti molto vicini, con la lesica allungato leggermente, 85 di vantaggio nei confronti di Mister X, mentre siamo nel giro numero 62 nei 66. Leuz 1 e 7 si è staccato, ma più o meno tiene botta, mentre ovviamente torna ai box Carsonico per andare a sostituire l'ala anteriore precedentemente danneggiata. Si è girato Long. Aia. Si è girato Long che riparte. Davanti Trenino sempre compatto. Ti abbiamo perso? Sì, no, ma ci vivevo, sto tornando. Ok, perfetto. Allora magari... Due secondi e uno di vantaggio di Robeschi da parte di Leuz, mentre stanno creando un po' più di allungo, stanno strecciando un po' più il gruppo Alesi e Mister X. Il cartista intanto è sesto, virtualmente quinto. Andando a prendere la posizione di che è di Alesi. Alesi che in questo momento sarebbe dodicesimo. È rotta con Matteo Profilo. Occhio Mister X all'attacco di Alesi, ha sbagliato l'uscita, il pilota della Red Bull attacca. Fondo a rettilineo, passa Mister X. Ci siano dei problemi con i servizi online nel mio caso, quindi continuate voi, vi raggiungo tra pochissimo. Se ecco, aspetta, no, ci siamo, ecco. Oggi tanti problemi per i clienti e purtroppo non dipende da noi. Sì, no, c'era proprio un picco di segnalazioni, infatti eravamo anche un po' preoccupati per lo svolgimento della gara. Nel frattempo ormai ovviamente si è aperto il gap fra Lopeschi e Leuz, 2 secondi e 7, Mister X è lontano dietro, vicinissimo. Avete notato che quando Mister X va davanti al trenino, il trenino si ricompatta improvvisamente, mentre con Alesi si stava un po' allungando? Sì, probabilmente un po' meno ritmo, soprattutto Alesi qua praticamente tampona il pilota della Ferrari. Sì, forse per evitare che il pilota McLaren riesca a impensierire il podio di Mister X, forse sarebbe meglio rifar passare Alesi, vediamo se è così. No, sto soltanto a vedere perché Mister X tira la staccata. Tira la staccata Mister X e quindi rimane in terza posizione, la tiene in pista. Cartista ora un pochettino più lontano, non riesce a rendersi minaccioso. Era gialla, si è girato, credo sia Melissano, sì, anche per lui gara difficile, ma potrebbe essere una buona occasione per portare la macchina al traguardo. Ricordiamo che lui guida con il volante, è passato la pada volante, è un po' un trauma quando si fa questo salto di categoria, se così vogliamo chiamarlo. Era un pilota molto veloce in sport, ricordiamo, continua a essere molto veloce, però deve ancora adattarsi al volante, perché è veramente un cambio epocale, cambia veramente tutto, è come se si dovesse imparare di nuovo a guidare, quindi è normale vederlo far fatica. Speriamo che entro la fine della stagione riesca a fare prestazioni convincenti. Adesso purtroppo è abbastanza difficile. Vicinissimo nei confronti di Mister X, si affaccia di nuovo per andare all'attacco, forse no, Giuseppe Federico rimane dietro, cartista purtroppo forse anche un po' frustrato qui, attenzione perché provano a approfittare di un'uscita non particolarmente veloce da curva 2 da parte di Giuseppe Federico, ma vanno avanti così, cambio di posizione solamente tra Alesi e Mister X, che però ricordiamolo è totalmente virtuale perché deve scontare 25 secondi di penalità sul tempo finale di gara. Alesi quindi sprofonderà dietro questo triello e di nuovo Alesi passa e il gruppo si allunga 7 decimi su Mister X. Ferra tenta il giro veloce.
fare gomma soft. Tra un solo colpo, l'ultimo giro. Sì. Comunque non guadagnerà punti essendo fuori dai 12, sì. Quindi anche se dovesse riuscire a fare il fucsia in tutti quanti i settori, purtroppo per lui oggi la giornata è negativa. Nel frattempo, attenzione, si è girato Cartista, si è girato! Errore di Cartista che risprofonda in ottava posizione proprio mentre Lopeschi stava andando ad iniziare l'ultimo giro della gara. L'errore di Cartista che compromette tutto quanto di buono aveva fatto nel riagganciarsi al trenino. Intanto attenzione perché arriva di nuovo l'attacco di Pozzruga davanti, ancora lo scambio tra Mister X e D'Alesi, con Mister X che torna davanti e Giuseppe Federico che dietro fa lo spettatore. Pozzruga non riesce, nonostante tutte queste lotte, comunque, per farti capire quanto è crollata la gomma rossa, Mister X ha accorciato a 2 secondi e mezzo il ritardo alla Leus. Ti ricordo il driver of the day, Luca, che è stato aperto in questo momento, quindi votate il vostro pilota preferito. Adesso siamo all'ultimo giro, vi consiglio, aspettiamo la bandiera a scacchi, poi giù con i voti. Lopeschi con 5 secondi di vantaggio, ma ormai in crociera nell'ultimo settore del tracciato, ci passa per l'ultima volta, la 66esima. Sono le ultime curve prima della seconda vittoria stagionale di Lopeschi, che rafforza, e non di poco, la sua leadership in campionato. L'ultima chicane per Lopeschi che va sul traguardo, l'ultima curva, Lopeschi vince il Gran Premio di Spagna della Pro League 2022-2023, lo fa davanti a Leutz che con gomma soft vecchissima riesce a prendersi una super seconda posizione, chiude terzo Mister X, poi Giuseppe Federico, poi Pozzruga, Cartista, Satu, Mannal che sta arrivando solo ora, peccato perché meritava sicuramente di più. C'è da sistemare, diciamo, più che altro qualche errore di troppo, perché in qualifica si è preso subito la pole, come si dice, è un po' come quando andavamo a scuola, è bravo ma non si applica, il ragazzo c'è ma deve farsi. Alesi credo sia undicesimo, quindi dovrebbe portare a casa 2 punti. Cartista alla fine chiude settimo, peccato perché poteva stare più avanti tra il quarto e la quinta. Lopeschi quindi vince ed è ancora un doppio podio Ferrari, chiudono primo e terzo i 2 piloti che corrono con le vestigia della scuderia di Maranello in questa stagione, Lopeschi e Mister X. E ora festa per tutti sul podio, arriveranno le coppe, arriverà lo champagne. Nel frattempo ovviamente vi ricordiamo che il driver of the day è sempre aperto, avete ancora 5 minuti per esprimere le vostre preferenze. Lopeschi ancora una volta, bisogna dire, campione di costanza, perché mentre davanti a lui tantissimi hanno commesso errori su errori, lui è rimasto freddo, 0 errori, e questo secondo me è uno dei più grandi passi in avanti che ha fatto Lopeschi quest'anno. Festa ovviamente in Ferrari con lo champagne. Questa è la fotografia finale del Gran Premio, questa la classifica finale, quindi con Lopeschi, Leos, Mister X, Alesi, Giuseppe Federico, Pozzruga, Cartista, Satu, Mannal, Log, Profilo e Scarzonico, questa la zona punti, poi chiudono anche Ferra e Melissano, senza dimenticare che Alesi con le penalità scalerà in 11ª posizione. Su questi risultati noi ci prendiamo una piccola pausa, ma voi dalla chat fatevi trovare pronti e preparate le domande, perché fra poco qui con noi arriveranno i primi 3 classificati. Piccola pausa, pubblicità, torniamo tra pochissimo col salottino post gara. Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì,
vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro, corro subito. Ma non scherzare, dei regali, assurdo. Ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto. Ciao ragazzi. E quindi non perdete tempo. Andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento. O iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti. Anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito. Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo ci vediamo su Twitch. Ci sono, arrivo, eccoci qua, ciao Don Roberto, e allora state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa. Ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta, gioco. State ben attenti. Un prodotto unico e bello. Lo senti? Ti dà i brividi. Ti dà gioia. Questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, viene Aldo Segni. Abbiamo la grigia, tinturita. La vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte no babbo, non è possibile, no babbo, e invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile, ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Appena provato il simulatore devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. E oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali. Non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto,
e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti, e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. Amici di Formula Italian Team, ben ritrovati in questo salutino post gara, mentre vedo un look abbastanza discutibile da parte del vincitore Lopensky che colgo la palla al balzo. Vabbè, la mia domanda, Lorenzo, è sempre la stessa. Tu mi dirai che sono ripetitivo e io ti dirò che hai ragione, però quando è che inizierai un pochino a crederci a questa lotta per il campionato? E l'unica cosa che posso aggiungere questa settimana è bravissimo, complimenti. Se continuano così ci comincio a credere davvero, perché ogni volta si autoeliminano gli altri, quindi non è così. Oggi Cartista aveva qualcosina in più, cioè quel qualcosina in più che aveva Cartista rispetto a me era il coraggio di osare in certi punti, dove sapevo che si faceva la differenza, però erano esattamente i punti dove oggettivamente era più facile ammazzarsi. E quindi non riuscivo a tenere giù, perché comunque c'hai sempre quel pensiero in testa che è meglio magari arrivare comunque al traguardo e perde qualche punto che sbinnalla e magari fa un ritiro, e quindi tendi sempre a lasciare quel decimo là per strada in certe curve. E lui aveva quel coraggio, difatti in quelle curve se ne andava. Io ho visto che anche cercando di spingere, di forzare, riuscivo a girare al massimo come lui e non riuscivo a guadagnare. Anche in ripartenza con gomma fredda lui andava subito, io invece ci mettevo un po' per iniziare a fidarmi della tenuta, no? E quindi diciamo che anche quando io ho fatto l'overcut, per dire, in uscita box, io sono uscito davanti, lui praticamente in un settore mi ha dato il secondo, quindi niente, non era cosa. Poi diciamo, ecco, se continua così cioè comincio a credere per davvero, perché diciamo che bene o male i risultati sono questi, quindi bisogna anche prenderne atto a un certo punto. Bene, tu Simone, hai domande? Ma io una domandina per il buon Lorenzo ce l'ho. Sei pronto per giovedì? Sono nato pronto, ma bisogna vedere come va, però diciamo che scendo in pista non ci vuole niente, poi a fare la prestazione lì è un altro discorso. Però vedendo che tu comunque hai fatto quante vittorie in questo, mi sembra tre? Due. È la prima volta che oggi vince un pilota diverso, cioè lo stesso pilota a due gare. La prima volta abbiamo avuto cinque vincitori diversi nelle prime cinque gare e Lopensky è il primo Perfetto. A spezzare questo incantesimo. Cominciamo il giro. Visto che diciamo sei il nuovo campione della Pro di quest'anno, e allora. Ma no. Da lì non lo potete vedere, però la mano sta ovviamente grasseggiando determinati punti. Ti chiedevo se sei pronto per essere già un pilota master, capisci? È quello. Ma io tra quelle che ho corso l'anno scorso e quelle che ho corso quest'anno già ce l'ho una decina di gare quasi in master, quindi. Perfetto. Però ovviamente sì, il livello, sì. Diciamo che per correrci alla fine in pista ci arrivo pure, però poi bisogna anche mantenere il passo e ovviamente ci stanno piloti, tra cui ovviamente anche te, che hanno un'altra qualità, insomma. Quindi a me fa piacere quando posso, perché comunque è anche un modo per misurarsi con gente che so essere molto più competitiva, e quindi non lo so, penso che sia un buon modo anche per imparare, no? E cercare magari di capire dove è che si può migliorare, perché alla fine siamo sempre lì a cercare di capire come togli qualche decimo, insomma. Perfetto. Allora, prima di andare all'EUTS però ci devi spiegare il significato di questo travestimento discutibile. Il signore ha presto detto, mi si è rotta la caldaia e qui a casa fa un freddo cane, come nel 2020 che giravo nella Rieti Sotterranea, nella famosa Rieti Sotterranea, per chi se lo ricorda,
con le stufette elettriche, insomma, un casino, stavo nel bussolotto, ho fatto una replica stasera della corsa al gelo, al freddo al gelo. Fortunatamente ho acquistato questa roba che non sembra, ma butta decisamente caldo. Poi vabbè, c'ha un aspetto anche abbastanza simpatico, quindi bene così. Dai, allora salutiamo in questo infreddolito l'Openski e passiamo al secondo classificato che a sorpresa, mi permetto di dire, è Leus. Tutti quanti noi pensavamo, vabbè, adesso rientra, vabbè, adesso rientra, vabbè, adesso rientra, invece hai fatto, non lo so, come hai fatto? Hai sempre pensato di fare soltanto uno stint o anche tu all'inizio eri per le due soste sulle soft? Assolutamente due soste sulle soft, e poi Ah, ovviamente ecco. dopo la prima e la seconda safety car ho detto vabbè, vediamo cosa succede. Poi man mano che andavo avanti vedevo l'usura della gomma, all'inizio andava più veloce l'usura e poi man mano si stava riducendo l'usura. Ho detto vabbè, sentiamo l'azzardo, non entro. E continuo ad andare. Ovviamente Lorenzo no, mi ha ripreso. Allora ho detto, vabbè, la seconda me la tengo almeno. Ho visto l'ultimo giro che mi stavano recuperando abbastanza, ero lì, no, panico. In più stava già la macchina a perdere come non so cosa, stava diventando una saponetta, però l'ho tenuta e l'ho portata a casa. Inaspettatamente perché non avevo passo, la pista non era per niente, zero allenamento e assetto fuori fase proprio. Quindi secondo posto lo prendo e lo porto a casa molto volentieri. Simone? Ma io, cioè, più che altro sono curioso di sapere un po' questa tua crescita, perché vediamo un Leutz che dalla Prime arriva in Pro e vediamo che adesso incomincia a fare dei grandi risultati. E, secondo te è un momento buono o sei praticamente tu che stai migliorando lo stile di guida? Allora, se c'è l'allenamento, allora sì, è un periodo buono, però manca il tempo e quindi manca la disponibilità per allenarsi, però comunque è un periodo buono perché mi sto sempre di più abituando al gioco, a come correre, soprattutto al 100%, però comunque nel complesso c'è sempre un step by step, piccoli passi. Allora, ringraziamo Leutz, confido questa cosa. Io ho votato per lui nel Driver of the Day perché, anche se oggi non ha fatto una gara molto appariscente, secondo me Infatti questa cosa ero qua animosissimo. delle gomme soft mi ha veramente impressionato. Quindi, dopo andremo a svelare chi sarà il pilota del giorno. Ma devo confidarti questo, tra virgolette, segreto. Io, nonostante gli altri due abbiano fatto un garone. Per altri motivi, alla fine ho scelto te. Altro garone che ha fatto Grazie. Mister X, ed è molto strano vedere. Non so se mi si è. Vi Sì, sentite, ti ragazzi? sento. Ah, scusate, Sì. mi era morto il telefono. Stavo dicendo: è strano vedere tre piloti che arrivano sul podio facendo tre gare totalmente diverse tra loro. Mister X è probabilmente quello che ha fatto più lotte, quello che ha dovuto sudarsela di più questa terza posizione. Sei d'accordo? Non so cosa sia successo davanti, però io credo di averne superati una decina anche più volte. Chi si girava, chi sorpassavo, però sì, è stata dura, davvero dura, perché dopo gli ultimi giri avevo finito l'erse e attaccare era difficile, difendere ancora peggio. L'unica mia fortuna era che avevo un assetto veramente scarico, ma molto Lo scarico. sapevo io. Infatti andavo tipo 10 km/h in più rispetto a tutti gli altri. E questo ha aiutato. Ed era una scelta fatta e ragionata con Lorenzo ieri sera. E abbiamo studiato che io mi trovavo bene con le Alpi scariche, lui invece no, soffriva. Quindi abbiamo scelto di fare due gare completamente diverse. Io facevo una gara d'attacco e lui cercava di attaccarsi ai traini che trovava davanti.
Perché poi alla fine non mi sono mai attaccato a nessuno, perché mi hanno sempre staccato tutti, Ti però. credo dove ti sei attaccato. Se posso permettermi, però, alla fine al risultato direi che avete preso entrambi la scelta giusta. Simone, tu che ne pensi? Ma io più che altro lo vedevo che aveva il setup scarico, infatti me lo sono detto, che cioè dall'ultima curva aveva man al dietro di pochi decimi e poi si agganciava praticamente a quello che aveva davanti. Quello che io chiedo, che mi domando è secondo te, come ha detto Gaglianz in precedenza al buon Lorenzo, pensi che il buon Lore riesca a lottarsi il campionato oppure no? Col tuo aiuto, anche perché sei anche un pilota con tanta esperienza. Allora, fino adesso è vietato parlare di lotta per il titolo con i piloti. Quello che pensiamo è il titolo costruttore, perché è stato l'obiettivo dall'inizio, cioè nella prima gara ci siamo detti se giochiamo di squadra possiamo far bene. Poi dopo vedremo pure quando siamo più in là con le gare, verso dopo metà, diciamo. Vediamo come siamo in classifica e decidiamo. Se Lorenzo se la sta a giocare, io sono pronto a aiutarlo per portarla in fondo. Beh, è passato un terzo in realtà, quindi non è la metà, però è già un turning point. Sì, è presto, ma è già un turning point. Un primo terzo di gara, si possono già iniziare a fare le prime somme. Somme che noi abbiamo calcolato, e quindi è arrivato il momento di svelare il driver of the day, che va rullo di tamburi al vincitore Lorenzo Lopez, che con il 43% dei voti. Io ogni volta che vedo questo outfit veramente sto trattenendo le risate, anzi appena chiudiamo la diretta io veramente mi sbellicherò dalle risate. Ricordiamo l'appuntamento di giovedì, sempre alla stessa ora, alle 21.30, sempre sul circuito del Montmeló in Spagna, Barcellona, categoria regina, categoria Master League. Quindi a questo punto direi che ci possiamo salutare e quindi ci vediamo tutti quanti giovedì alle 21.30. Un saluto da ovviamente tutti quanti i piloti e anche da SDEM. Purtroppo Luca Flaminio ci ha dovuto salutare per forze di causa maggiore, quindi faccio salutare i miei amatissimi colleghi. Grazie a te, grazie. Ciao! Dai, allora a ricordo giovedì. A tutti una cosa, scusa sì? Alessandro, ricordo a tutti, lunedì, no, certo. Lunedì prossimo, sì, lunedì 21 mi sembra, c'è la gara di GT7 a Nürburgring con la pioggia, quindi seguiteci. Beh, allora sì, un grandissimo evento anche questo. Devo dire che mi mancava il classico circuito del Nürburgring che tutti quanti noi conosciamo. Purtroppo in Formula 1 non c'è da un po' di tempo. C'è stato nel circuito breve una parentesi nel 2020, nel periodo Covid. Per il resto purtroppo la Germania ha scelto altri lidi nel motorsport. E detto questo, direi che siamo in chiusura. Ringrazio come al solito i miei colleghi, ringrazio anche Andrea Badolato per aver creato oggi addirittura due sessioni, quindi possiamo chiudere direi, e ci vediamo giovedì. Ciao a tutti! Ciao!